Allora, penso che quella di oggi sia proprio uno degli incontri più ricchi di contenuti e quello forse anche che aspettavamo di più, no? Senza togliere niente agli altri che sono stati interessanti e anche all'ultimo che ci sarà. Però sicuramente sia sul tema dei diritti esigibili, ma soprattutto pensando all'esperienza che avete tutti voi, che avete fatto tutti voi nel portare avanti delle cause, delle vertenze per poter difendere gli anziani e i loro familiari, penso che oggi possiate veramente dirci molto di quello che deve essere fatto, come deve essere fatto, come si può impostare una difesa, no, delle persone anziane, malate, non autosufficienti. Darei quindi subito la parola a Maria Grazia Breda della Fondazione Promozione Sociale, che chiaramente con la loro vetusta, vecchissima esperienza, datata esperienza, hanno fatto battaglie sia per difendere persone, sia proprio per portare avanti, a partire dal discorso dell'ospedalizzazione a domicilio, le prime esperienze che si sono fatte e tutt'oggi una continua e giusta rivendicazione e difesa dei diritti delle persone più in difficoltà. Per cui grazie a tutti di essere presenti e Maria Grazia, a te la parola. Buonasera a tutti. Credo che sia appunto importante ricordare che la nostra attività, che risale per quanto riguarda la difesa dei diritti degli anziani malati non autosufficienti alla fine degli anni 70, è stata attivata da Francesco Santanera, perché l'impostazione di cui io appunto racconterò nasce a quei tempi, quando si era partiti con l'intenzione di migliorare le condizioni degli anziani negli istituti di allora, e si è poi scoperto attraverso una ricerca universitaria che invece avevamo un ottimo impianto normativo che difendeva già i diritti alle cure sanitarie e che quindi dovevamo spostare l'azione di difesa impostata sul volontariato dei diritti, che è stato ed è appunto l'esperienza fondante torinese, che abbiamo cercato poi di diffondere anche con altri, molte associazioni che fanno parte anche del coordinamento hanno poi scelto anche uno stesso percorso. In questo ambito noi abbiamo appunto alcune tappe fondamentali per prima la messa a punto, diciamo, della normativa già allora vigente, che poi è stata, direi, coronata con la legge 833 del 78. Abbiamo cominciato ad intervenire nel 83 contro la dimissione di un 92enne di allora, dimesso in pigiama in pieno inverno dall'ospedale Molinette di Torino, il più grande ospedale di Torino, e consegnato alla vicina di casa, perché questa era una persona totalmente da sola, per cui le nostre prime azioni sono di diffida nei confronti del direttore sanitario. Abbiamo appunto fatto la prima causa, vinta al primo grado, e poi invece in appello sono state accolte le motivazioni. Comunque il risultato è stato che è cominciata una campagna informativa e abbiamo ottenuto intanto una prima circolare da parte della regione, e questo ha permesso di avviare un percorso anche di modifica di alcune normative regionali. L'altro punto fondante è stata la battaglia vinta a Bologna. Anche in questo caso c'era stata la dimissione di un malato. L'ASL diceva di non avere i soldi per pagare il ricovero nell'istituto di allora, che non c'erano ancora le RSA. Fatta la causa, abbiamo vinto e diciamo, la sentenza è stata riportata, inserita nel facsimile dell'opposizione alle dimissioni che abbiamo predisposto proprio per poterlo dare come strumento di difesa agile e anche soprattutto che poteva essere diffuso.
Un altro importante punto a dimostrazione che la legge c'era già e c'è tuttora è quando il ministro Costa, allora della sanità, aveva tentato di dimettere un malato che era ricoverato da più di 2 anni all'ospedale Mauriziano di Torino e neanche il ministro Costa ce l'ha fatta perché appunto il diritto alle cure sanitarie era pienamente garantito. Abbiamo poi cercato di contestare insieme anche con altre associazioni, ma ne parleranno poi anche gli avvocati e le stesse associazioni. Nel 2003, nel 2002, il primo DPCM sui LEA, che poi è diventato legge, purtroppo, perché è stato il primo, diciamo, provvedimento ad incrinare il pieno diritto alle cure sanitarie a carico del servizio sanitario, perché ha mantenuto il diritto alla prestazione, ma è stato introdotto la compartecipazione da parte dell'utente. L'ultimo provvedimento di aggiornamento di LEA del 2017 lo abbiamo anche contestato, qui potrà raccontare l'avvocato Tezza perché ha fatto la causa per conto di diverse associazioni. E che sono anche dentro il coordinamento nazionale, e pur avendo ricevuto torto, 2 punti comunque sono stati confermati. Infatti, noi continuiamo ad usarli quando ci opponiamo alle dimissioni, e che sono l'introduzione dei limiti di durata, che è in contrasto con l'articolo 2 della legge 833 del 78, poi lo vedremo anche come facciamo, per cui non è vero che si può stare 30 giorni in una casa di cura, in un ospedale di comunità, piuttosto che nelle cure intermedie, perché il diritto alla continuità terapeutica è, ripeto, garantito dall'articolo 2 della legge 833, senza limiti di durata. L'altro elemento importante, che vedremo anche più avanti, è che abbiamo comunque fatto dire al Consiglio di Stato che nelle unità valutative, cosiddette unità valutative geriatriche, UMVD, a seconda della regione, hanno il loro nome, non possono chiedere la valutazione economica della persona, del malato e tantomeno dei familiari per l'accesso alle prestazioni che sono previste dai LEA, qualunque esse siano, dal domicilio alla residenzialità, cosa che invece è illegittimamente fatta regolarmente da tutte le varie commissioni di valutazione, perché sono stati introdotti con provvedimenti regionali che sono di rango inferiore, ma che comunque, se le persone non sono informate, di solito non rispondono appunto secondo quello che prevede il diritto. In questo quadro, quello che funziona ancora e che noi utilizziamo da sempre sono appunto le norme, che già dal 1968 esistevano e che sono state riprese poi dal decreto legislativo 502 del 92 e confermate ovviamente a pieno titolo dalla legge 833 del 78, istitutiva del servizio sanitario. La lettera di opposizione che utilizziamo e che potete trovare sul nostro sito ed è adattata a seconda anche dei casi, perché ci si oppone alle dimissioni dagli ospedali o dalle case di cura convenzionate con il servizio sanitario. In molte regioni, anche dalle RSA, perché sono state, diciamo, definite strutture temporanee, mentre invece nel provvedimento nazionale dei LEA sono strutture definitive. Comunque, in tutte queste situazioni in cui si entra tramite il servizio sanitario, è possibile opporsi alle dimissioni quando non viene garantita la continuità delle cure e la presa in carico da parte dell'ASL. Sia che si voglia appunto rientrare al domicilio, ma si chiedono prestazioni adeguate per poterlo fare, e sia che non sia possibile rientrare al domicilio ed è quindi necessario ottenere un ricovero definitivo in una RSA. La lettera, ripeto, comincia proprio con il richiamare queste norme, dove sono anche precisati gli articoli
e le leggi che prevedono proprio che il cittadino possa opporsi. Quindi non è un qualche cosa di appunto inventato dalle associazioni, ma è previsto dalla normativa. E il nostro difensore civico regionale, adeguatamente sollecitato, però alla fine il compito lo ha fatto, ha addirittura dedicato tutta la relazione annuale del 2017 proprio ad argomentare quanto sia vigente e valido opporsi alle dimissioni dall'ospedale quando non è possibile e praticabile appunto avere convenzioni da parte dell'ASL e quindi la presa in carico. L'opposizione alle dimissioni è uno strumento fondamentale perché tutela il malato, tutela il diritto alla salute del malato, perché ha la garanzia di non essere scaricato sulle spalle di familiari che magari non sono idonei, non sono in grado di gestire una situazione che è sempre complessa quando siamo in presenza di non autosufficienza. E lo tutela anche dal fatto che tante volte i familiari ricorrono poi a, se non sono in grado di farsene carico adeguatamente al domicilio, ricorrono poi a strutture che sono inidonee perché i costi da sostenere sono non sostenibili nella stragrande maggioranza delle persone e quindi ricorrono a quelle strutture che poi sono quelle che in AS regolarmente appunto scoprono e trasferiscono i malati in condizioni tante volte veramente drammatiche. Per cui quando ci dicono che noi difendiamo i familiari che non vogliono prendersi a carico appunto gli anziani, soprattutto negli ospedali, è vero esattamente il contrario. Con l'opposizione alle dimissioni si tutela proprio il diritto alla salute del malato cronico non autosufficiente. È lui che ha il diritto soggettivo a ricevere la continuità delle cure, non il familiare. Il familiare con la lettera di opposizione dichiara di non essere in grado di farsene carico e ammette di non esserne capace, quindi chiede, come è giusto che sia, al servizio sanitario di attivare quelle che sono le cure più idonee per quella persona. Bisogna appunto agire come se quella persona fosse sola su questa terra. Allora, in quel caso, il suo diritto esigibile sarebbe immediatamente attivato e deve esserlo anche nel momento in cui ci sono familiari che non se la sentono, non sono in grado, non possono, qualunque sia, la motivazione. Viceversa, come diceva prima Laura, noi siamo in prima fila comunque per sostenere quelli che danno la disponibilità e che sono invece totalmente abbandonati, dallo Stato e non hanno neanche riconosciute le, spese vive a cui devono fare fronte per garantire assistenza e cure 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno. Su questo, noi siamo impegnati a lavorare appunto per avere una legge che obblighi il servizio sanitario a riconoscere una quota sanitaria, un assegno di cura a casa, quello che era per esempio per i malati psichiatrici inizialmente, analogamente un assegno di cura, di modo che evita l'impoverimento dei nuclei familiari e facilita anche la possibilità di poter accogliere a casa questi malati, pur gravi e non autosufficienti, permettendosi anche di poter essere aiutati da terzi, perché 24 ore su 24 nessuno è in grado di poterlo reggere. L'opposizione alle dimissioni noi la applichiamo non solo agli anziani, malati cronici non autosufficienti, con demenza, con Alzheimer. Stamattina e ieri abbiamo avuto due casi di malati psichiatrici, una di 38 anni e un altro di 50 oggi, che dopo un TSO vogliono rispedire una a casa dove non c'è assolutamente nessun sostegno. E l'altra, appunto, era stato previsto l'inserimento in una comunità, è precipitata prima dell'arrivo della comunità e quindi c'è stato il ricovero in TSO, ma l'ASL non vuole comunque metterla a disposizione. Attraverso l'opposizione alle dimissioni, invece, costringeremo l'ASL ad attivare il percorso di inserimento in comunità terapeutica. Lo dico con certezza perché oramai abbiamo seguito tantissimi casi e quindi su questo ci sono anche testimonianze che trovate sul nostro sito, ci sono articoli che abbiamo pubblicato, c'è un memoriale
che è stato appunto redatto grazie al Covid da Santanera, che stando a casa ha rimesso a posto tutto l'archivio, e quindi adesso potete trovare anche una memoria storica sul nostro sito, che può essere utile proprio anche per capire come funzionano nel tempo, perché questo è sempre importante. Come funziona l'opposizione alle dimissioni? Ecco, ci sono tre principi da tenere bene a mente. Uno, che stiamo parlando di malati e quindi di persone che sono pienamente, a pieno titolo, ecco, a pieno titolo hanno diritto a stare dentro il Servizio Sanitario Nazionale e ad essere curati dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi non sono persone fragili, questo lo dico perché adesso va di moda, ma dire fragili non ci dà il diritto esigibile all'accesso nell'ambito del servizio sanitario. Gli avvocati che ci sono potranno dire come le sentenze anche cercano sempre di aggirare l'ostacolo del malato cronico non autosufficiente, che è la caratteristica dell'anziano appunto non autosufficiente a causa di patologie gravi, perché dicendo solo che è un anziano non autosufficiente toglie la connotazione di malato cronico e quindi toglie la connotazione di persona con status di malattia e quindi con pieno diritto a stare dentro il Servizio Sanitario Nazionale, e quindi lo buttano in assistenza. Assistenza che vuol dire scaricare nell'ambito sulle spalle dei familiari. E quindi se va bene con qualche aiuto del comune, se sono poveri però, perché il comune interviene solo in base all'ISEE. Non sono quindi persone da assistere, non hanno bisogno di badanza, sono persone gravemente malate con patologie che si riacutizzano, non sono sempre stabilizzate. Basta vedere cosa è successo nelle RSA con il Covid. Tutti hanno ammesso che sono morti perché avevano più patologie croniche e noi continuiamo a dire che non avevano né medici né infermieri né che lavorassero in equipe e che avessero appunto la possibilità di intervenire in modo adeguato. Abbiamo ottenuto dall'Ordine dei Medici di Torino anche più documenti in cui hanno evidenziato che hanno esigenze indifferibili. Indifferibile non significa urgente, o emergente. Significa che se io non gliele do, nel giro di pochi giorni questo malato mi muore anche. È capitato proprio qui da noi che un anziano che era seguito dalla moglie, lui era al primo piano allettato, la moglie è scesa in giardino e le è venuto un infarto ed è morta. Ecco, sono passati giorni prima che nella rete appunto si accorgessero che lei non rispondeva ed era successo qualche cosa. Nel frattempo il marito è morto. Quindi sono situazioni che sono veramente a rischio se non ricevono continuativamente le cure di cui hanno necessità. E non si può pensare che lo possano fare i familiari, perché i familiari possono essere anche solidali, amorevoli, tenere la mano, fare compagnia e tutto, ma non sono, a salvo che siano medici o infermieri, non sono in grado di comprendere quali sono le esigenze della persona. E quindi la loro disponibilità non deve essere scambiata con l'obbligo di farsi carico di problemi che in ospedale sono presi in carico, in ospedale, ma anche in una RSA. Sono presi in carico su tre turni da personale che gira su tre turni e con più personale. Per cui a casa una situazione di questo tipo può esserci, perché la disponibilità in Italia c'è ancora delle famiglie, ma deve essere assolutamente sostenuta. E lo ripeto, sia con le prestazioni medico-infermieristiche quando necessarie, ma anche con aiuti economici per farsi aiutare. L'opposizione alle dimissioni interviene quando appunto l'ammalato per l'ennesima situazione complessa finisce al pronto soccorso, magari viene preso in carico, ma generalmente 3 o 4 giorni dopo, superata la fase acuta, il familiare è chiamato e gli si dice: ha superato la fase acuta, per noi può tornare, comunichiamo con il medico di famiglia.
Ma nel frattempo questo anziano, che magari a casa prima riusciva ancora in qualche modo ad essere gestito, è diventato totalmente non autosufficiente e soprattutto avrebbe anche necessità di percorsi riabilitativi, se non altro anche per ottenere quei livelli minimi di autonomia, di riabilitazione che gli permettano anche di avere una vita più adeguata. Noi abbiamo seguito una nostra volontaria di 92 anni, per 2 volte l'abbiamo accompagnata al pronto soccorso e per 2 volte è riuscita a rientrare al domicilio. Alla terza volta è rimasta paralizzata con l'ennesimo ictus per tutta la parte sinistra. Non parlava più, non riusciva più a mangiare, era bloccata e quindi, e anche in questo caso, volevano rimandarla, a casa. Ho utilizzato l'opposizione di missione, ho ottenuto l'inserimento in una casa di cura di riabilitazione di primo livello nel giro di 3 mesi, e qui dimostro che non c'è il limite del tempo. Comunque nel giro di 3 mesi lei aveva già perlomeno recuperato quel minimo di autonomia che le permetteva di stare seduta sulla carrozzina e non solo sul letto, riusciva a fare tutti i giorni un minimo di fisioterapia di rinforzo, la logopedista l'ha aiutata a superare la disfagia, per cui ci sono voluti 6 mesi, ma alla fine è passata dalle pappette frullate, è passata a mangiare come tutti noi, ha ripreso a parlare, ha ripreso i ricordi e adesso è come prima, con la differenza che essendosi aggravata non è più riuscita a camminare, è bloccata sulla carrozzina, ma comunque fa una vita sicuramente più dignitosa. Però appunto ha avuto la possibilità di avere la garanzia della continuità delle cure senza interruzione nel momento appunto in cui era crollata, ed è riuscita ad essere recuperata. Quindi Giordano, Giordano, 2 minuti, hai 2 o 3 minuti, ce la fai? Ok, sì. Allora, chiudi il microfono per favore. scusa. Non ho capito. No, dicevo Desiree che ha il microfono aperto e si sente parlare. Ah, ok. Allora, per ottenere questi percorsi, bisogna appunto mandare via le lettere raccomandate scritte, perché a parole assolutamente non si ottiene nulla. Quindi non bisogna parlare, ma scrivere. Questo è il primo, messaggio. Lettere raccomandate e non agli assistenti sociali piuttosto che al medico del reparto, ma al direttore generale dell'azienda sanitaria, perché è lui titolare ed è il responsabile del diritto soggettivo alle cure. Quindi, la regola d'oro è non accettare mai proposte verbali, ma pretendere sempre risposte scritte, perché nella lettera raccomandata si cita la legge 242 del 90, che obbliga il direttore generale a dare la risposta scritta. Se non si accettano appunto telefonate, incontri intermedi senza avere mai verbali, la lettera raccomandata funziona perché loro sono obbligati a rispondere. Se non rispondono, si possono fare appunto le diffide. Comunque funziona sempre la risposta scritta, perché nella risposta scritta sono obbligati a scrivere quello che la legge prevede. E quindi improvvisamente arrivano i percorsi successivi, per cui si può essere trasferiti dall'ospedale in strutture appunto intermedie, in attesa che si possa avviare l'iter, se necessario, perché non è stato fatto prima, per l'unità valutativa. E sul fronte delle richieste che fa l'unità valutativa, quando queste non sono coerenti con la norma, per esempio quello che dicevo prima, la richiesta dell'ISE per avere anche solo la valutazione, la si può contestare sempre e solo per iscritto. Quindi l'importanza su cui noi sollecitiamo sempre i familiari è quello di prestare molta attenzione a non farsi intortare dalle parole, ma anche per essere aiutati da noi devono sempre pretendere una risposta scritta. C'è un ultimo passaggio che è quello quando si arriva alla RSA. Qui potremo poi magari anche con le domande approfondire, così lascio spazio anche agli altri.
C'è il passaggio dei contratti per l'inserimento nelle RSA. Allora, a seconda delle regioni ci sono delle modalità diverse di passaggio. La Lombardia è un po' zona a sé. I casi che noi seguiamo in Lombardia adesso negli ultimi 3 anni sono in media a livello nazionale dai 750 al migliaio di casi, perché seguiamo in tutte le regioni, essendo la norma, nazionale. Solitamente il processo è opposizione alle dimissioni, trasferimento in attesa della completamento della pratica dell'UVG in struttura intermedia e poi inserimento in una RSA in convenzione o altra struttura, come può esserci in alcune regioni residenza protetta o altra denominazione, ma comunque con il 50% della quota sanitaria a carico del servizio sanitario. Chiunque entra con la convenzione non è obbligato a firmare contratti, perché la struttura è accreditata e quindi opera e funziona a nome per conto del servizio sanitario. Su questo ci sono sentenze infinite. L'altra questione è l'integrazione della retta. Chi non è in grado di sostenere il pagamento dell'altro 50% che è a carico dell'interessato può chiedere l'integrazione della retta al comune, in base ovviamente all'ISEE, che è calcolato sulla situazione dell'interessato e il 20% della situazione dei congiunti. Se ne ha diritto, in base appunto alla norma nazionale, il comune non può dire che non ha i soldi, ma è obbligato a integrare la somma, perché è un livello essenziale in quanto rientra nell'ambito del percorso dei LEA. Anche su questo ci sono sentenze, anche su questo siamo riusciti anche a far cambiare i regolamenti dei comuni che non avevano ancora recepito la normativa nazionale. Quindi gli strumenti ci sono. Ci sono un sacco di notizie false, di fake news che poi vi girerò perché abbiamo preparato un volantino, così anche molti ricatti che mi sentono dire: se io faccio l'opposizione mi mandano i carabinieri, se io faccio l'opposizione mi denunciano, sono tutte storie, non è assolutamente vero. E sono soltanto spauracchi che in modo molto appunto disumano, a volte anche crudele, gli stessi operatori delle strutture sanitarie fanno nei confronti delle persone che sono appunto dipendono in tutto e per tutto da loro, perché ignorano i loro diritti, ma soprattutto ignorano i diritti dei loro malati. Quando scoprono che hanno la possibilità appunto di ottenere una situazione idonea per rispondere alle esigenze dei loro cari, diventano più forti e imparano anche a difendere i diritti dei loro familiari. Io mi fermo qui e poi appunto se avete domande sono qua e vi manderò poi appunto le altre cose per iscritto, così poi ci possiamo anche sentire dopo. Grazie Maria. Ah, volevo solo ricordare che questa opposizione di dimissioni, questo è un volantino informativo dove moltissime delle associazioni che sono oggi appunto nel coordinamento nazionale avevano contribuito un po' di anni fa a diffondere nelle varie regioni. Quindi l'iniziativa non è solo nostra, ma è stata anche patrimonio di altri. Perfetto. Grazie Maria, grazie perché i contenuti che hai espresso sono tantissimi e sei entrata proprio là dove ci sono le maggiori criticità, come quella appunto delle dimissioni selvagge e della presa in carico, come anche quella della presa in carico sanitaria, perché comunque resta sempre questa grossa difficoltà poi di tutta la parte dell'assistenza e di tutti gli altri bisogni. Come dobbiamo declinarli e dove dobbiamo collocarli. Per cui sono veramente punti che spero che ci sia anche il tempo di riprenderli e riapprofondirli. Darei subito la parola all'avvocato Luigi Lia, che anche lui da tanti anni segue situazioni molto critiche, porta avanti vertenze e cause.
collaborazione con Medicina Democratica e non solo, anche con la, anche, e soprattutto forse con l'associazione Senza Limiti, per cui lascio a te la parola. Grazie Laura, grazie a tutti. Mi sentite bene perché mi danno il segnale di una connessione instabile, a volte io perdo alcune cose che No, state dicendo. ora ti sento bene, ti sento proprio Ok, bene. Se qualcosa te lo dico. va bene, grazie. Allora, molti concetti sono stati già espressi egregiamente da Maria Grazia e quindi io magari tornerò su alcuni punti, magari provando a sottolineare alcune criticità che riguardano in particolare la regione Lombardia, perché ci sono alcune situazioni particolarmente critiche nella nostra regione rispetto alle questioni che ha già ben illustrato Maria Grazia. Gli strumenti di tutela, certo, sono quelli evidenziati, nel senso che il primo grosso problema è quello di riuscire ad assicurare le dimissioni protette delle persone malate croniche e delle persone malate dagli ospedali, perché c'è sempre più la tendenza a dimettere con una certa fretta le persone malate, senza però, come dire, configurare contestualmente una continuità terapeutica del percorso. E quindi molte famiglie si trovano in una situazione di abbandono, cioè si trovano a dover gestire delle persone gravemente malate, non autosufficienti, senza particolari indicazioni. E quindi poi si rivolgono a delle associazioni, appunto sul nostro territorio, Senza Limiti, Medicina Democratica, Gruppo Accoglienza Disabili, GAD di Cinisello, per il quale io poi svolgo da un po' di tempo un'attività di sportello legale. Io poi ho anche un incarico di responsabile ufficio pubblica tutela presso l'Asta Nord Milano, che include ospedali importanti come l'ospedale di Sesto San Giovanni, l'ospedale Bassini di Cinisello. E devo dire che poi in quella veste mi arrivano segnalazioni non solo che riguardano l'Asta Nord, ma che riguardano un po' tutta la Lombardia, di situazioni critiche di persone che vengono dimesse dagli ospedali o dalle strutture sanitarie in maniera, diciamo, non protetta, non rispettosa dei protocolli che a volte le stesse aziende ospedaliere sottoscrivono e che poi non rispettano, e non rispettose nemmeno dei livelli essenziali di assistenza e delle normative, a cominciare dall'articolo 2 della legge 833 del 78. Quindi il problema, la criticità sta nel fatto che in un sistema sanitario che è sempre più improntato, io parlo della Lombardia, ma temo che poi questo possa essere un problema anche di altre regioni, però diciamo in Lombardia abbiamo una cosiddetta eccellenza sulle prestazioni ospedaliere per malati acuti, peccato che sia in grande difficoltà tutta la parte territoriale del servizio sanitario, che era il fiore all'occhiello della riforma del 78. Il territorio soffre terribilmente, ma da tempo. Il Covid ci ha fatto scoprire questa cosa, no? Ma il territorio non funziona. Ma no, noi lo sapevamo prima proprio perché ci occupavamo di questi problemi, di queste situazioni. E proprio perché abbiamo da una parte una sanità dove viene sempre più enfatizzato questo aspetto dell'aziendalizzazione. E quindi l'ospedale ragiona in termini, vabbè, abbiamo finito la cura del malato, adesso lo dimettiamo, punto. E no, le leggi dicono qualcos'altro, qualcosa di diverso, come ha sottolineato bene Maria Grazia Breda, e cioè il Servizio Sanitario Nazionale nel suo complesso deve garantire la continuità terapeutica. Quindi se una persona è in grado di è guarita, è in grado come dire, appunto, di seguire un percorso a domicilio, va bene, però bisogna anche indicare degli strumenti. E in molti casi non è così. Noi con il gruppo Accoglienza Disabili abbiamo anche recentemente seguito dei casi di dimissioni precoci da aziende ospedaliere, da ospedali, da presidi ospedalieri, e dopo noi utilizziamo il modello dell'opposizione alle dimissioni, chiediamo anche che venga attivata la UVM, l'unità di valutazione multidimensionale, che praticamente è un istituto pressoché sconosciuto da parte delle istituzioni sanitarie, non viene quasi mai attivato d'ufficio, mai,
se non viene richiesto esplicitamente dai familiari, dall'amministratore di sostegno o dalle stesse associazioni. Ma questo per dire, guardate che noi, tu ci devi indicare attraverso una valutazione più attenta e multidimensionale del malato qual è il percorso terapeutico che deve essere seguito, e devi, sulla base di una attenta valutazione multidimensionale che tiene in considerazione non solo dell'aspetto, diciamo, dell'ospedale, ma tiene conto complessivamente dei bisogni della persona, quali sono i suoi bisogni, in base alle leggi vigenti, a cominciare poi dalla normativa sui LEA, devi garantire un progetto di assistenza individualizzato a garanzia appunto della tutela dei diritti di queste persone che sono malate, appunto. Parola fragile effettivamente rischia di poi essere equivocata. Sono persone quindi titolari di un diritto soggettivo, esigibile, assoluto, che non deve essere condizionato da altre valutazioni, se non quelle dei bisogni del malato che vengono certificate. E nella mia esperienza anche più recente ho visto che quando poi viene attivata questa lettera di opposizione alle dimissioni, ricordando le normative, e si chiede anche di attivare l'unità di valutazione multidimensionale, e poi le strutture ospedaliere cambiano la loro idea iniziale, quindi non dimettono più la persona a domicilio, ma dicono magari ha bisogno di fare un pezzo di riabilitazione. Bene, ha ricordato Maria Grazia Breda anche il discorso per cui mi sembra il Consiglio di Stato ha stabilito che non possono essere stabiliti dei limiti di durata anche per quanto riguarda i percorsi di riabilitazione. E quindi anche su questo abbiamo fatto delle battaglie perché le persone poi possano proseguire un percorso di riabilitazione che non sia preventivamente limitato nel tempo, ma che sia legato ai bisogni di salute di quella persona. E poi cercare, insomma, di arrivare a un percorso in cui il malato non viene scaricato, tra virgolette, sulla famiglia, ma deve esserci proprio un servizio sanitario che, unitamente ai servizi del territorio, riesce a trovare la soluzione adeguata alla persona, che può essere a volte anche la riabilitazione, a volte, come è stato ricordato, arrivare anche alla RSA, attraverso però alcune garanzie che in Lombardia non sono proprio così rispettate, almeno nella mia esperienza, e poi ne parlerò e cercherò di sottolineare alcuni aspetti. Quindi, bene ha ricordato anche Maria Grazia Breda di attivare le dimissioni protette, o meglio, la lettera di opposizione alle dimissioni anche quando si tratta di malati psichiatrici. Quindi, come dire, buona questa sottolineatura, quindi non ritorno su questo aspetto. Quali sono alcune criticità presenti in Lombardia? Innanzitutto c'è un costo delle RSA estremamente elevato e molto differenziato sul territorio. Ma questo perché? Perché in realtà in Lombardia non viene applicato quanto ricordava Maria Grazia Breda, cioè a dire, nel momento in cui una persona viene ricoverata in RSA, le norme di legge e da ultimo anche il DPCM sui LEA, confermati anche nel DPCM del 2017, stabiliscono che il 50% del costo di ricovero pro capite deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Così non è in Lombardia, ma non lo è dal 2001, nel senso che la Lombardia applica delle quote forfettarie sue, cioè suddivide i malati cronici a seconda della gravità in tre categorie, e questo viene fatto anche per le persone disabili, e sulla base della gravità viene stabilito una quota forfettaria che nei casi più gravi è 42 euro al giorno. Ma a prescindere dalla verifica se quei 42 euro al giorno corrispondono effettivamente al 50% del costo di ricovero pro capite. Di fatto, poi, quando si vanno a esaminare i casi singoli, vediamo che non è il 50%, è meno del 50%. Ecco perché in alcune realtà le rette sono estremamente elevate e non c'è un controllo sui costi delle rette delle RSA. Per cui ci sono situazioni in cui le persone sono costrette a pagare tantissimi soldi. E quindi già lì si parte da una situazione in cui, come dire, un po' abnorme probabilmente. E qui io lo dico diverse volte con le associazioni, bisogna provare a vedere se si riesce a fare una causa pilota al TAR, non lo so, per cercare di mettere in discussione questi provvedimenti della Regione Lombardia che
da tempo sono in essere, dal 2001. Fra l'altro anche con Francesco Santanera ero in contatto per vedere se si poteva fare un'interrogazione parlamentare proprio per suscitare il caso anche a livello nazionale. Cioè, com'è possibile che stiamo parlando di una norma che riguarda i livelli essenziali di assistenza, quella che stabilisce per il principio per il quale il 50% del costo di ricovero pro capite deve essere a carico della sanità. Quindi se questo è un livello essenziale di assistenza e in base all'articolo 117 lettera M compete allo Stato, perché le regioni, in particolare in questo caso la Lombardia, fa di testa propria, ponendo in essere di fatto in molti casi una deroga peggiorativa rispetto al LEA, perché allora l'unica possibilità di derogare al LEA a livello essenziale di assistenza è la deroga in meglio, non in peggio, in senso peggiorativo per la persona malata, per la famiglia. Perché di fatto poi in molte situazioni i costi sono alti e non c'è il rispetto del 50%. C'è anche uno studio della CISL che è stato pubblicato che denuncia questo, ma al di là di questo studio della CISL, di fatto non, il problema almeno ad oggi non è stato sollevato né in sede istituzionale né in sede, per dire, interrogazioni parlamentari al ministro per capire un attimo questa situazione, e neanche in sede giudiziaria. Per cui di fatto ogni RSA si troviamo in una situazione in cui i costi delle varie RSA sono differenziati. Fra l'altro in Lombardia tutte le RSA di fatto costringono le persone a sottoscrivere il contratto d'ingresso. Io sono d'accordo col principio ricordato da Maria Grazia Breda, che certamente è giusto dal punto di vista giuridico. Io non devo firmare un contratto se sono ricoverato in una struttura RSA accreditata col Servizio Sanitario Pubblico Nazionale, perché quella fa parte del Sistema Sanitario Nazionale. Non firmo un contratto se vado in un ospedale, no? Di fatto, però, con questa prassi è come se venisse introdotto capziosamente in un sistema che dovrebbe essere governato dal diritto pubblico delle norme privatistiche. Per cui è come se tutto si rimettesse all'autonomia contrattuale privata in una forma, secondo me, abnorme. Poi, per carità, questi contratti vengono contestati per quando si fanno le cause, no? Si dice che sono nulli perché violano norme imperative di legge, eccetera, eccetera. Però c'è questa, di fatto, prassi di firmare i contratti d'ingresso laddove poi le rette sono molto differenziate da RSA a RSA, e anche perché da una parte secondo me la regione non pone in essere nessuna forma di controllo preciso, e poi perché c'è questa forma di appunto da parte del servizio sanitario regionale di corrispondere non il 50% del costo effettivo ma una quota forfettaria che la regione ha predeterminato dicendo secondo noi questo è il costo medio di un malato, di una persona, per non chiamano neanche malati, di una persona non autosufficiente in RSA, e corrisponde a questo. E loro si giustificano dicendo ma in questo modo noi obblighiamo le RSA a non speculare sui costi, no? Perché così almeno non fanno i furbi che alzano all'inverosimile il prezzo, così tanto noi diamo il 50%. Però alla fine in questo modo chi ci smena è il cittadino, è la persona che ha bisogno del servizio, che è costretto a pagare rette molto elevate. Dall'altra parte allora uno potrebbe dire benissimo, devono intervenire i comuni in base alla normativa ISE. Anche la normativa ISE è una normativa che fa parte dei livelli essenziali di assistenza, è stato detto da molte sentenze, non c'è dubbio. Peccato che i comuni qui in Lombardia fanno un po' quello che vogliono, a parte i comuni che poi non hanno neanche adeguato i loro regolamenti alla nuova normativa, no? Che quindi stabilisce in maniera chiara come deve essere calcolato l'ISE sociosanitario residenziale che viene applicato per i ricoveri in RSA. Ma c'è un altro aspetto purtroppo che è stato studiato da molte amministrazioni comunali che ci sta mettendo in grande difficoltà, che molti comuni hanno stabilito una soglia minima molto bassa di accesso, come dire, noi comuni interveniamo e integriamo la retta laddove l'ISE della persona, l'ISE sociosanitario residenziale, non supera i 16.000 euro all'anno. Questa soglia è stata inserita in molti regolamenti comunali e di fatto io ho visto alcune situazioni nelle quali
persone che all'inizio avevano un'integrazione della retta e che quindi in qualche modo ce la facevano a reggere una situazione economica anche abbastanza pesante, dirette tipo 2.400 euro al mese, ma avevano magari un'integrazione da parte del comune. Il comune, rendendosi conto che questo sistema probabilmente non particolarmente governato gli faceva spendere tanti soldi, anziché fare vertenza con la regione e chiedere, io avevo suggerito anche ai comuni, interpellate la Corte dei Conti per verificare se la regione Lombardia applica correttamente i LEA oppure no, perché altrimenti anche voi come comuni spendete eccessivamente i vostri soldi. Invece i comuni cosa fanno? Non vanno contro la regione, non vanno contro il più forte. Hanno trovato il sistema nei regolamenti comunali sull'ISE e dicono, va bene, noi interveniamo, ma da una certa soglia in giù, 16.000 euro, è bassa. Ci sono famiglie che hanno particolare bisogno che si sono ritrovate all'improvviso senza l'integrazione del comune. Io sto seguendo un caso che vede fra l'altro coinvolta anche Medicina Democratica come terzo che interviene ad adiuvandum, che è proprio paradigmatico della situazione che stiamo vivendo, no? Il caso che sto seguendo, peraltro, non riguarda nemmeno una persona anziana. Riguarda una persona che, in età molto giovane, ha avuto un'emorragia cerebrale, è andata in coma. Nella prima parte della sua gravissima malattia è stata giustamente seguita dal Servizio Sanitario Nazionale, che copriva il 100% dei costi, no, nelle strutture di ricovero, e questa situazione è andata avanti per oltre un anno. Nel momento in cui la persona ha riacquisito un minimo di coscienza, è uscita da questa categoria del coma e in base alle determine regionali, che sono però generali, rientra nella categoria generale dei non autosufficienti, per i quali bisogna pagare il 50%. Nessuno va a verificare se in quelle situazioni bisogna applicare un'altra norma fondamentale dei LEA, e cioè l'articolo 3, 3,2, che riprende anche un principio legislativo che stabilisce che nei casi di elevata integrazione sanitaria occorre che il servizio sanitario corrisponda al 100% dei costi. Questa è una situazione di una persona ancora in giovane età, aveva più o meno poco più di 40 anni, emorragia cerebrale, va in coma, sta in coma per diverso tempo, riprende un minimo di coscienza minima, ma in una situazione estremamente grave e che richiede un monitoraggio sanitario molto serio. Laura Valsecchi lo conosce bene questo caso, perché mi ha anche aiutato a scrivere gli atti giudiziari per capire la situazione, i bisogni di questa persona, una persona che non ha autonomia nell'alimentazione e nella respirazione, che ha bisogno di fare cure riabilitative, di fisioterapia per mantenere anche una posizione adeguata e per poter riuscire a respirare, anche perché comunque non respira autonomamente. Quindi se non è controllata e monitorata più che bene a livello sanitario, questa persona rischia di soffocare. Tant'è che ha avuto già una crisi di questo tipo, recentemente è stata ricoverata d'urgenza in ospedale, adesso è rientrata in RSA. Però in questa situazione, diciamo, io la vengo a conoscenza dopo qualche anno. Perché? Perché si verifica una situazione per la quale il marito amministratore di sostegno dice, io non ce la faccio più a pagare la retta in RSA, non posso cambiare l'RSA perché effettivamente è performante, è un RSA qualificata, e d'altro canto non è che posso prendere questa persona e portarla in qualsiasi RSA con questi problemi, bisogni sanitari. Ma in un primo tempo il comune interveniva, secondo l'ISE, a coprire una parte della retta, poi a un certo punto il comune ha fatto un regolamento dicendo, mi dispiace, noi interveniamo solo al di sotto dei 16.000 euro. Questa persona era un po' al di sopra come ISE sociosanitario e si è ritrovata a pagare l'intera retta, al punto da trovarsi in una situazione poi di povertà. Da una parte la regione non ha riconosciuto il principio dell'elevata integrazione sanitaria, e quando io ho provato a interpellare la regione dicendo di valutare il caso concreto, la regione si è sempre limitata a dire, no, ma noi abbiamo i nostri provvedimenti di carattere generale che stabiliscono che se tu rientri in questa casella, allora abbiamo il 100%, se sei malato terminale, se sei un malato in coma, eccetera.
ma se esci da queste caselline qui, rientri nella categoria generale dei non autosufficienti, dove poi rientra un po' tutto nel grande calderone, noi copriamo col 50%, che poi non è il 50%, perché in realtà è quello che la regione ha stabilito con le sue quote forfettarie predeterminate a priori, no? E quindi è una situazione paradigmatica dei problemi che esistono qua, sia rispetto alle modalità in cui la regione si rapporta ai LEA rispetto anche alla copertura dei costi sanitari, sia rispetto ai comuni che intervengono sempre di meno, inserendo nei regolamenti queste soglie minime. Allora anche qui sarebbe il caso di sollevare la questione a livello giudiziario. Io in questa causa l'ho sollevato in via subordinata, perché noi stiamo facendo causa su questo caso che sto dicendo, per chiedere proprio il riconoscimento del 100% sanitario in questo caso, proprio perché è una situazione abbastanza particolare oltretutto. E cerchiamo almeno in questo caso di vedere, io ho visto in regione, in alcune sentenze anche dei tribunali qua, di Monza per esempio, in cui in situazioni anche meno gravi era stato riconosciuto il 100% sanitario. Qui stiamo cercando di riconoscere questo, facendo, in questo caso noi abbiamo fatto una causa, abbiamo seguito una procedura diversa, non abbiamo, come dire, non fatto pagare più la persona e poi raggiunta dal decreto ingiuntivo, facendo opposizione al decreto ingiuntivo. Ma in questo caso abbiamo chiesto un accertamento, abbiamo fatto un'azione per chiedere al giudice di accertare il diritto. Nel frattempo la persona ha trovato un'altra RSA e il comune, forse con la coda di paglia, gli ha trovato un posto convenzionato in una RSA altrettanto performante, e la persona quantomeno è riuscita, dopo che però è stata avviata la causa, prima no, ad avere un costo calmierato sull'RSA, per cui questa persona è uscita dalla condizione di indigenza in cui si trovava, in cui ha dovuto chiedere dei soldi a un ente caritatevole. Cioè il comune gli ha detto, guarda, fai così. Poi quando ha preso la causa, è stato citato, hanno trovato una soluzione. La soluzione poteva essere quella di continuare a pagare l'integrazione della retta, e così si evitava anche il trasferimento in un'altra RSA. Diciamo che fortunatamente, almeno a detta della persona da me assistita, questa nuova RSA è sempre sul territorio, è ugualmente, performante, quindi, perché attenzione, non è che si può andare in qualsiasi RSA in una situazione del genere, a parte che la persona è anche giovane, e quindi bisognerebbe anche vedere se l'RSA è la soluzione adatta, ideale. Però adesso sono tantissimi problemi, no? E comunque il comune dice, vabbè, adesso in questa RSA noi gli assicuriamo un posto nostro convenzionato per il quale può pagare, dimezzare il costo della retta, e quindi almeno dal punto di vista economico ce la fa, e noi possiamo proseguire nel tempo una causa che si preannuncia lunga per chiedere al giudice di verificare se almeno in questi casi si può applicare quel sacrosanto principio dei LEA che stabilisce che nei casi di elevata integrazione sanitaria è compito del Servizio Sanitario Nazionale coprire il 100% dei costi e non solo il 50%. Ecco, però appunto è una situazione emblematica del fatto che ci sono sul tappeto nella nostra regione alcune situazioni di questo tipo, con anche i comuni che stanno avendo questo atteggiamento, visto che anche il comune di Milano nel proprio regolamento ha messo una soglia di accesso molto bassa. E qui bisognerebbe provare a sollevare la questione. In questo giudizio la sollevo in via subordinata, però poi bisognerebbe riuscire a fare anche una causa pilota con qualche comune, proprio per vedere se effettivamente è corretto e legittimo, perché nella normativa sui LEA c'è una sentenza interessante del TAR Lombardia, che dice che in pratica i comuni non possono inserire capziosamente nei propri regolamenti dei criteri per calcolare l'ISE che non siano già previsti dalla normativa nazionale, proprio perché è una normativa di LEA che non consente un'autonomia regolamentare derogativa da parte degli enti locali. Però detto questo, bisognerebbe vedere il casus belli preciso nel quale il comune cerca di eludere in qualche modo questa normativa abbassando molto le soglie di accesso all'ISE, perché questo di fatto mette in difficoltà tantissime famiglie che non ce la fanno a pagare poi i costi perché non hanno nemmeno l'integrazione del comune, perché magari hanno un livello un po' superiore a quella soglia minima e quindi sono in reale difficoltà. Ti chiederei di concludere. Sì, finito. No, ho finito. Scusate se ho fatto un po', mi sono lasciato un po' prendere, ma ho cercato, spero di
magari introdurre elementi nuovi di riflessione, nuovi, veramente non sono, però che vanno a sottolineare un po' le criticità che almeno stiamo vivendo in Lombardia, ecco, rispetto ad alcune prassi sia della regione Lombardia sia degli stessi comuni, per non parlare degli ospedali, delle ASST, come adesso si chiamano, che comunque, ahimè, hanno sempre questo, nella testa queste dimissioni precoci, non protette, sulle quali bisogna intervenire efficacemente, come già ricordava Maria Grazia Breda. Noi cerchiamo anche di attivare l'UVM, però devo dire, concludo su questo, che purtroppo è un istituto non conosciuto dalle istituzioni, perché quando si chiama, cos'è questa cosa qui? È risultato efficace in molti casi, perché ci ha consentito di evitare delle dimissioni, diciamo, selvagge, e però giustamente molte volte bisogna anche contestare come viene fatta l'UVM, perché l'UVM molte volte viene fatta non secondo i criteri normativi, ma così, e poi giustamente si può anche contestare l'UVM se non viene fatta in maniera approfondita, e alla fine, se non viene fatta in maniera approfondita e viene fatta così tanto per rispettare solo la forma, di fatto la persona non può avere un progetto di assistenza individualizzato coerente con i suoi bisogni di salute. Basta. Okay. Grazie. Prego. Grazie Luigi. E scusatemi se vi freno un pochettino, perché capisco che siete anche molto dentro, molto, no, entrambi, e penso anche poi i relatori che ci seguiranno, ed effettivamente varrebbe la pena anche di ascoltarvi ancora, perché è chiaramente molto importante, perché queste sono veramente le situazioni maggiori di criticità, perché ancora, e non solo credo in Regione Lombardia, ma la situazione delle dimissioni senza la continuità necessaria, il costo delle RSA, le rette, tutto questo è veramente la parte più cattiva e più spinosa, no, per tutta questa fetta di popolazione. Luigi, guarda che c'è anche una nella chat, magari dopo rispondi su questo. E allora adesso darei la parola all'avvocato Tezza, che però devo lasciare presentare, oppure chiedere a Donatella, però in questo momento non la... Ecco qui. Può presentare anche Maria Grazia Breda, che mi conosce da una vita. Ah, va bene, ok. Senza nulla togliere a Donatella. Come volete voi, o se no... Dici tu due parole, Maria Grazia, dai. Diciamo che Maria Luisa è stata il nostro avvocato con il Consiglio di Stato negli ultimi anni, ecco, per cui credo che possa avere esperienza, diciamo, per poter entrare anche nel merito, in cui anche Lia ha cominciato appunto a far emergere le criticità. E provare appunto, prendendo anche dagli spunti nostri, di cercare di approfondire un po' che cosa si è portato a casa, anche rispetto alla questione del 100%, quali sono le attenzioni, ecco, da porre, che un po' sono già state evidenziate da Lia, ma appunto poi anche, e anche rispetto al Consiglio di Stato, che comunque ci ha dato torto, però da un'altra parte ha comunque confermato invece anche la parte normativa consolidata, che è quella della legge 833 del 78, per cui continuiamo comunque su questo. Dicendo che avevamo torto, in realtà ci ha dato per due volte ragione, ecco. È stato un po' contorto, ma insomma alla fine comunque la cosa è uscita. Prego Maria Luisa. Allora, io tra l'altro, se c'è tempo e voglia, ho anche delle slide, però mi sembra che chi ascolta ha il desiderio magari di avere più una discussione, diciamo così, su un ambito di dialogo più che di nozioni, di riferimenti normativi. Per cui se serve magari, quindi condivido alcune slide, altrimenti no. Allora, intanto mi presento, perché questo è molto importante, mi fa piacere tra l'altro conoscere anche il collega, anzi faccio ancora una premessa: il ruolo delle associazioni in questa materia è fondamentale, assolutamente fondamentale, perché io ho constatato sempre, ma voi mi siete in prima linea, lo sapete meglio di me, l'emotività di chi vive tutte le situazioni di cui abbiamo parlato impedisce di essere lucido e di essere in grado di affrontare
in maniera razionale ogni situazione, e soprattutto poi comunque un familiare, un figlio, un parente, o magari anche semplicemente una persona che ha a cuore la salute, il bene di un'altra, non conosce quella che è la normativa, non sa neanche quindi dove andare per raccogliere informazioni quindi corrette. Vi dico che ormai da tantissimi anni che mi occupo della materia, ma sinceramente non esiste ASL, non esiste comune, non esiste giudice tutelare, in cui apriremo poi una parentesi quindi infinita, non esiste giudice ordinario, anche qui quindi ne parleremo, forse i giudici amministrativi sotto certi aspetti capiscono qualcosa, però ecco, il ruolo delle associazioni è fondamentale. Allora, io sono avvocato civilista e amministrativista, questa cosa quindi tengo a sottolinearla, perché nel momento in cui ci si trova quindi ad affrontare un caso, occorre sempre capire su che ambito muoversi. Vedo colleghi che fanno esclusivamente civile che fanno dei disastri perché in buona fede quindi affrontano un caso con nozioni di diritto civile, quando in realtà parliamo di quello che è un diritto sociosanitario che riguarda sia il civile ma soprattutto l'amministrativo. Quindi è fondamentale avere una visuale che riguardi entrambi gli aspetti. Ho visto, ahimè, colleghi far firmare davanti a giudici tutelari impegni a carico dei familiari a sostenere la retta. Io stessa assisto tantissimi colleghi civilisti, anche amministratori di sostegno, avvocati, che non conoscono la materia e che quando sanno esattamente quindi in cosa questo problema, dicono: ah, non lo sapevo, non sapevo che era così. È come se io mi mettessi a fare diritto navale. Io diritto navale non lo faccio, non saprei neanche da che parte iniziare, mi rivolgo comunque quindi a chi è specializzato in materia di diritto navale. Fatta questa premessa, entro subito quindi sull'argomento quindi che il collega quindi Lia quindi ha accennato, perché è fondamentale e soprattutto perché abbiamo giurisprudenza IOSA. Allora, la questione dell'ISE. Abbiamo sentenze del Consiglio di Stato, quindi ormai quindi granitiche, sentenze dei TAR granitici. Io soltanto quindi sul Veneto ne ho ottenute 9, quindi da gennaio fino quindi ad aprile di quest'anno. Il Consiglio di Stato ormai è davvero, quindi ci sono delle sentenze bellissime di quest'anno, ce n'è una quindi molto molto bella, riguarda un caso di disabilità, ma potrebbe riguardare essenzialmente anche un caso dell'anziano. Le soglie ISE sono pacificamente quindi illegittime, anche in questo senso il Consiglio di Stato quindi si è pronunciato in maniera pacifica. C'è una sentenza della Corte Costituzionale dell'anno scorso molto chiara quindi sull'ISE, che quindi riconosce proprio come l'ISE, essendo un livello essenziale di assistenza, non può essere modificato in peggio né dai comuni, né dall'ASL, né tantomeno dalle regioni. Quindi sicuramente quindi una soglia ISE non ha alcun valore. In questi casi il consiglio che io do non è certo di muoversi in sede civilistica, perché un giudice ordinario quindi non sa neanche di cosa stiamo parlando. Si agisce immediatamente quindi impugnando quindi il regolamento, poi spiegherò come vale la pena quindi muoversi, nonostante la normativa sia leggermente diversa, però quindi nella pratica secondo me la soluzione più utile è questa, e con un'azione quindi giudiziaria davanti al TAR, tra l'altro sono anche scritta gratuito e patrocinio, in 2 anni sia primo e secondo grado con esito vittorioso, addirittura quindi l'ultima addirittura ordinanza quindi cautelare che ho ottenuto proprio in questa materia, il Consiglio di Stato già in sede di ordinanza cautelare, con un'ordinanza in cui si dimostra davvero scocciato per il comune che lamenta quindi il mancato, che lamenta appunto che non rileva l'ISEE ma rileva invece la pensione di invalidità, l'accompagnatore eccetera, e poi entreremo anche su di questo, l'ho condannato quindi a pagare quindi le spese di lite già solo per la fase cautelare, che è una cosa rarissima davanti al Consiglio di Stato. Allora, cosa bisogna fare? Prima di tutto è fondamentale, qui mi rivolgo a voi, far capire quindi ai familiari, ma non solo, che la nomina di un amministratore di sostegno va fatta il prima possibile. Purtroppo, molti familiari, mi è successo anche ieri, mi ha chiamato comunque quindi una persona quindi fuori regione, mi ha chiesto come comportarsi, cosa fare, quando gli ho detto: guardi, però qualsiasi azione, iniziativa che facciamo non possiamo farla se non c'è un amministratore di sostegno, mi ha appunto quindi fatto presente che da tanti anni questa persona quindi che è quindi una struttura, parliamo di un caso di salute mentale, non ha l'amministratore di sostegno. Questa è la cosa fondamentale da fare, l'associazione devono premere su questo, devono spiegare che cosa vuol dire quindi promuovere quindi un ricorso quindi per nominare un amministratore di sostegno, e anche qui sapete che tutti i tribunali sul proprio sito hanno il modulo già predisposto,
editabile, anche quindi sia in formato PDF che in formato Word. Non serve un avvocato per promuovere quindi la procedura per la nomina di un amministratore. Quindi quando io sento gli avvocati che chiedono migliaia di euro, quindi io ai miei clienti non chiedo mai nulla, anzi a chi mi chiede gli dico guardi, si scarica il modulo direttamente dal sito del tribunale, lo compila, se vuole diamo un'occhiata, ma penso che questa attività la facciate anche voi come associazioni e vediamo un attimo. Ora è fondamentale quindi questa cosa farla prima possibile, a mio avviso ancora prima che si ponga il problema dell'opposizione alle dimissioni. Perché purtroppo, ahimè, moltissimi giudici tutelari, ultimamente quindi sempre di più, sollecitati o dall'ospedale o addirittura comunque, quindi ovviamente nel caso in cui ci sia già quindi un inserimento in struttura dalle strutture, quando sorgono problemi in materia diretta, tendono sempre a nominare un soggetto terzo a priori. Questa è una cosa inammissibile, inaccettabile. Io ho seguito un caso ultimamente quindi delicatissimo, dove per fortuna era stata comunicata, anzi non era stata comunicata al giudice, all'avvocato nominato, la nomina di amministratore, siamo riusciti quindi a convincere il giudice a nominare amministratore di sostegno la figlia, dimostrando tutta una serie di presupposti, dimostrando quindi che tutti i familiari, marito, nipote, fratelli, figli, erano tutti quindi d'amore, d'accordo, che non c'era nessun dissidio, perché il codice civile stabilisce che comunque un amministratore terzo va nominato quando appunto c'è animosità quindi tra i familiari, che non c'era alcun motivo quindi per nominare appunto soggetto terzo. E questo lo dico perché al di là di quello che è l'aspetto retta, è difficile far capire a un familiare che se viene nominato un amministratore terzo, spesso appunto quindi un avvocato, i familiari poi di quella persona per legge non possono sapere più nulla. E sotto l'aspetto affettivo questo è devastante, perché devo dire è assolutamente difficilissimo far capire quindi a una figlia o un figlio o un fratello, perché non possono sapere nulla né sotto l'aspetto economico né sotto quello che è quindi l'aspetto effettivamente di cura del proprio caro, semplicemente perché c'è un soggetto terzo. Spesso quando è un avvocato nominato tende proprio a tenere un comportamento di estrema, d'altra parte quindi la norma glielo consente, di estrema quindi impermeabilità, e in teoria quindi c'è un amministratore di sostegno, qualunque informazione può darla soltanto se viene autorizzato dal giudice tutelare. Bisogna però anche spiegare quando si fa il ricorso quindi per la nomina di amministratore, che è quindi importante intanto già allegare il consenso dei familiari. Ci sono, lo si trova direttamente quindi sui siti, ci sono proprio i moduli quindi per il consenso con allegato il documento quindi l'identità, in maniera quindi che il magistrato quindi veda che comunque quindi tutti quindi i parenti quindi sono quindi a conoscenza. Tra l'altro il fatto di avere un consenso preventivo evita di dover poi fare la notifica quindi ai familiari quindi del provvedimento che fissa quindi l'udienza per direttamente quindi la nomina e poi il giuramento. E va indicato quindi già uno o più tra i familiari quindi disponibili a fare l'amministratore di sostegno. Dopodiché quindi ovviamente una volta quindi fatta la nomina occorre anche spiegare direttamente quindi che cosa vuol dire fare l'amministratore di sostegno, occorre spiegare quindi quali sono gli obblighi dell'amministratore di sostegno, quali sono gli atti quindi che può fare, e qui entro e mi allaccio alla questione dell'ISE. Che cosa deve fare l'amministratore di sostegno o il tutore, se c'è un tutore ovviamente, ogni anno? Ogni anno, quindi i primi mesi dell'anno, quindi febbraio, quindi marzo, si reca presso un patronato quindi e fa quindi l'ISE. L'ISE quindi per le prestazioni socio-sanitarie residenziali. Anche qui sarebbe da aprire un capitolo, perché purtroppo spesso litigo con i CAF perché gli stessi patronati non capiscono bene quindi quale ISE va fatto, soprattutto per quanto riguarda le disabilità. Nel caso quindi di un anziano che abbia figli, sappiamo quindi che la norma stabilisce la componente aggiuntiva e quindi occorre dare i dati che si dà dell'anziano identici anche relativamente quindi ai figli. La norma però stabilisce anche una cosa interessante, l'estraneità economica e affettiva. Stabilisce che la componente aggiuntiva non si applica nel caso in punto in cui quindi venga accertata l'estraneità economica ed affettiva. Io personalmente quindi ho seguito quindi due casi anni fa, tra l'altro quindi appena quindi era entrata in vigore quindi la normativa di PCM 159 del 2013,
Io ho spiegato a un comune come fare, perché la norma dice che può essere direttamente l'amministrazione comunale oppure l'autorità giudiziaria. In quel caso, i casi erano praticamente di due figlie, quindi entrambi di due casi completamente diversi. E una figlia che tra l'altro aveva subito quindi violenza quindi dal padre, il padre aveva poi quindi subito un procedimento penale, ma era una cosa risalente negli anni, e si erano perse completamente le tracce. La figlia quindi poi quindi non aveva più saputo nulla, ma non aveva neanche più voluto sapere nulla. Il padre poi era stato ricoverato quindi in struttura a seguito poi comunque anche di un alcolismo, un'alcoldipendenza molto pesante. E nel momento in cui è nato in struttura ha iniziato quindi anche a scrivere alla figlia, avendola reperita ha scritto più di una lettera. Tra l'altro la stessa assistente sociale del comune quindi ha cercato quindi più volte quindi di coinvolgere la figlia, ma la figlia non ha mai voluto sapere. In quel caso noi siamo riusciti quindi a dimostrare, producendo gli atti del procedimento penale dell'epoca, la querela presentata. E le foto ad esempio quindi del matrimonio della signora, della figlia, piuttosto che del battesimo quindi dei figli, dei nipoti, piuttosto quindi che quindi di altri eventi importanti della vita della figlia, dove il padre assolutamente quindi era assente, insomma una serie di elementi per dimostrare l'estraneità affettiva. Per quanto riguarda invece la dimostrazione dell'estraneità economica, abbiamo fatto fare quindi una perizia da parte quindi di un commercialista, il quale quindi ha esaminato i conti correnti quindi della figlia, verificando appunto che né in entrata quindi né in uscita non c'era alcun tipo di travaso quindi di denaro quindi nei confronti del padre quindi oppure quindi da parte del padre. E in maniera simile abbiamo fatto anche quindi per l'altro caso, e in pochissimo tempo, quindi in via assolutamente quindi amministrativa, con un semplice procedimento amministrativo, il comune quindi ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'estraneità affettiva. In quel caso quindi l'ISE non prevede quindi la componente aggiuntiva. Nel momento quindi in cui l'amministratore di sostegno, il tutore, ha l'ISE in mano, non sarebbe neanche tenuto a scrivere all'amministrazione comunale, perché la normativa attuativa del DPCM 159 del 2013 stabilisce che le amministrazioni comunali attingono direttamente quindi ai dati dell'ISE una volta che viene fatto. Hanno la possibilità appunto, tanto è vero che voi sapete, la normativa stabilisce che l'ISE potrebbe essere fatto direttamente presso le amministrazioni comunali. In ogni caso, al di là di questo, io di solito faccio fare così, proprio per andare eventualmente, e qui mi rivolgo appunto al collega, quindi avvocato Lia, direttamente al TAR a sprombattuto. Si fa una comunicazione al comune dove si dice quindi guarda, quindi io ho fatto quindi l'ISE, quindi te lo allego, ti allego anche il rendiconto che ho fatto quindi per l'anno precedente evidentemente, quindi siamo nel 2021, allego quindi il mio ISE, quindi ti allego quindi il rendiconto quindi dell'anno scorso, dove ti dimostro quelle che sono le mie spese, perché comunque quindi una persona quindi anziana in una struttura ha comunque spese, tanto per dire, sto seguendo un caso dove al di là di quelle che sono le spese solite che possono essere l'abbigliamento piuttosto che i farmaci laddove quindi non siano coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, il marito che cosa fa? Va ogni 15 giorni, quindi va spessissimo a trovare la moglie in struttura, ma ogni 15 giorni che cosa fa? Esce quindi dalla struttura con la moglie, accompagna la moglie in pasticceria, si prendono l'aperitivo quindi alla domenica, la moglie si prende un pasticcino, fortunato lui che può farlo, dopodiché quindi ritorna in struttura. La moglie è molto golosa di dolci e il marito ogni tanto porta dei dolci. A Natale, continuo l'esempio per spiegare un po', ha anche regalato ai dipendenti della struttura, ovviamente a nome della moglie, un po' di panettoni. Quindi voglio dire, non sono spese quindi esagerate, però comunque sono spese che nel rendiconto vanno inserite. Ci sono casi poi comunque... ecco, un'altra cosa importante. Se poi comunque l'anziano è proprietario di una casa, nel rendiconto vanno inserite anche quelle quindi che sono le spese legate quindi alla gestione della casa, perché il fatto che sia comunque in struttura non comporta necessariamente che, essendo proprietario un 100% pro quota della casa, le spese relative alla casa, che possono essere sicuramente quelle di appunto tasse eccetera, le deve pagare quindi qualcun altro. Tra l'altro, quindi qui sarebbe da aprire un altro capitolo, purtroppo ahimè anche questo si verifica molto spesso, delle strutture che quindi automaticamente che cosa fanno? Trasferiscono la residenza quindi dell'anziano
dalla casa, quindi di proprietà di abitazione, direttamente quindi alla struttura. E penso che molti di voi quindi lo conosciate. Questo cosa comporta? È gravissimo, a mio avviso, tra l'altro la Convenzione ONU sui diritti del disabile su questa cosa lo prevede quindi espressamente. Comporta che cosa? Che tutte le agevolazioni, quindi, che sono legate, tra cui in primis l'ISE con le franchigie alte, quindi come prima casa, piuttosto quindi che l'utenza, eccetera, vengono meno. Quindi anche questa, quindi, è una cosa sulla quale bisognerebbe comunque far capire quindi ai familiari, anche alle strutture, che basterebbe semplicemente il trasferimento del domicilio, mantenendo la residenza quindi nella casa di abitazione. Dunque, il rendiconto quindi va fatto in maniera quindi molto bene completo, si invia quindi al comune il rendiconto e l'ISE e si chiede appunto che il comune proceda a determinare la retta per l'anno in corso, in questo caso nel 2021, in base quindi al DPCM 159 del 2013. Se ci vogliono poi indicare in che sentenze, ce ne sono a non finire. A questo punto la richiesta va rivolta ovviamente al comune dell'ultima residenza prima dell'inserimento in struttura. Nel caso in cui il comune abbia delegato le funzioni relative quindi all'ASL, va mandata anche all'ASL, quindi non solo all'ASL, ma al comune anche all'ASL. Se non arriva una risposta in 30 giorni, quindi si inoltra una diffida, e comunque sicuramente prima o poi la risposta arriva. Se il comune a quel punto, quindi o l'ASL, se delegato, va a rispondere indicando una quantificazione quindi che appunto non è corretta perché non rispetta l'ISE, qualunque essa sia, per cui questo è il primo criterio da guardare, prima ancora di guardare il 50%, il 100%, il 70%, il 60%. Perché questo? Perché se noi abbiamo un ISE basso, e così capita soprattutto quando non c'è un patrimonio immobiliare, è inutile che intraprendiamo la strada quindi sulle percentuali delle quote sanitarie e sociali. Basta tranquillamente a tutela quindi dell'anziano rimanere in quello che è il percorso quindi dell'ISE, che è quello più semplice, perché a quel punto, nei confronti di una risposta del comune che applica magari un regolamento con soglia, oppure quindi tira fuori tutta una serie di cose per cui non riconosce l'ISE, a quel punto si agisce direttamente di fronte quindi al TAR, con sospensiva ottenuta ormai in maniera quindi granitica nell'arco quindi di 20 giorni, con sentenza definitiva quindi ottenuta anche questa in primo grado, quindi nell'arco di 7 mesi, e con un secondo grado che si conclude nell'arco di 2 anni. Questo per quanto riguarda quindi l'ISE. E se si lavora nell'ambito dell'ISE, quindi la prima cosa da valutare è questa. Qualora invece noi avessimo quindi un ISE quindi alto, per cui allora sì, vale la pena ragionare sul rispetto delle quote sanitarie, allora quindi si ragiona quindi in maniera completamente diversa e viene a rilievo non di più il DPCM 159 del 2013 che riguarda esclusivamente la quota alberghiera, ma viene invece in rilievo quindi a monte quella che è la normativa quindi sui LEA quindi più ampia. Sicuramente al decreto legislativo 502 del 92, con la tripartizione, il decreto legislativo quindi individua praticamente tre tipi di prestazioni sanitarie: le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria. Queste ultime sono le uniche che quindi per norma, faccio riferimento al decreto legislativo 502 del 92, sono 100% a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Allora, qui apriamo un fronte molto delicato e frastagliato e ancora in divenire quindi a livello nazionale. Vi dico, i giudici amministrativi in questo settore purtroppo ultimamente sono molto rigidi e quasi mai, mai anzi, quindi io ho visto riconoscere il 100% sanitario. Non hanno ancora avuto il coraggio quindi di riconoscere la normativa, spesso si limitano a considerare la natura della struttura e si bloccano e dicono se la struttura ha una natura tale da richiedere quindi una prestazione, una quota sanitaria, quindi X, non mi puoi chiedere il 100 o il 70. I giudici civili qui abbiamo, allora, in Lombardia, devo dire, in sede civilistica, sia con i tribunali di Bergamo, che i tribunali di Monza, che Brescia, che Corte d'Appello di Brescia, tra l'altro io sono anche magistrato ausiliare in Corte d'Appello a Brescia, devo dire che sono molto attenti a riconoscere, quindi a valutare, sondare tramite perizie, quindi tramite CTU, il 100% sanitario. Poi noi abbiamo quindi da Roma in giù abbiamo un tribunale di Foggia dell'anno scorso, queste sono sentenze però che fanno un copia e incolla della sentenza della Cassazione quindi del 2012.
in realtà non guardando il caso specifico. Per cui quando si dice ma Alzheimer uguale 100% sanitario, non è assolutamente così. Si crea anzi falsa aspettativa nei confronti di tante persone. E ci sono tre sentenze quindi del Tribunale di Roma, quindi di quest'anno, quindi recentissime, ma se andiamo a leggere, perché poi le sentenze quindi vanno lette, in realtà fanno appunto il copia e incolla della sentenza del 2012. La sentenza del 2012 della Cassazione ricalca non il DPCM dei LEA del 2001, ma il DPCM del 1985, che aveva una normativa molto diversa. E qui purtroppo i giudici ordinari, quelli che si attengono al testo normativo, in realtà quindi non seguono assolutamente questo percorso. In ogni caso, la giurisprudenza civile è ancora molto frastagliata. Per dire, Corte d'Appello di Venezia, che tra l'altro è quella quindi che ha dato vita alle due sentenze della Cassazione, quella del 2019, quindi quella del 2016, anzi quella del 2012, importanti entrambe per il 100% sanitario, è rigidissima. Nonostante due bastonate, continua quindi imperterrita nel suo percorso. E io vi devo dire che questa è una strada estremamente in salita. Primo, perché si passa assolutamente attraverso la cruna di una CTU, e qui io ho toccato con mano l'assoluta scarsa conoscenza da parte dei medici legali di questa materia. Ho visto e letto di tutto e di più, c'è una totale ignoranza, e tanto per dire, i casi possono essere tantissimi. Una persona quindi affetta da gravissima, da una degenerazione, quindi da uno stato di malattia mentale molto grave. Una persona quindi affetta da schizofrenia residuale, ad esempio, stabilizzata nel tempo, caso che capita abbastanza spesso. Il semplice fatto di essere seguita routinariamente con modalità di approccio particolare, che cos'è? È sociale o è terapeutico? Cos'è terapia per un malato mentale? È solo comunque la somministrazione di farmaci oppure no? Qui apriamo un capitolo quindi grandissimo, riguarda comunque essenzialmente gli anziani, perché se parliamo con di demenza, quindi di stati degenerativi stabilizzati, qui purtroppo io ho visto, ripeto, perizie dove quindi ne ho avuta una quindi devastante, e dove purtroppo quando abbiamo perizie del genere è difficile poi quindi far capire il magistrato effettivamente come stanno le cose. Una persona quindi che veniva quindi seguita con infusione, con diabete, perché ricordiamoci moltissime volte abbiamo diabeti pesantissimi, tipo diabete quindi mellitus tipo 2, quindi non solo insulinodipendenti ma molto pesanti, con quindi pesante quindi somministrazione quindi farmacologica, con ossigenoterapia. In questi casi quindi addirittura non è stato riconosciuto il 100% sanitario. C'è una sentenza devastante, non mi ricordo che tribunale è, che addirittura in un caso con PEG non riconosce il 100% sanitario. Quindi questa è una strada estremamente quindi difficile, delicata, in salita, e io vi dico, ne ho due di casi che sto portando avanti, gli altri vi assicuro ho dissuaso i clienti quindi a farli, e lo dico sempre perché la strada è estremamente in salita. Avrei fatto le slide sulle sentenze come della Cassazione, e la Cassazione non ha assolutamente quindi chiaro di cosa stiamo parlando. Addirittura c'è una sentenza bruttissima dove dice quindi non è un ospedale, quindi non essendo un ospedale può essere fatto tranquillamente un contratto, poi parleremo anche di quello, quindi se ho tempo, ahimè, quindi sono già le 7:05, e quindi assolutamente quindi si può contrattualizzare, quindi non si può tranquillamente, non è obbligatorio quindi il rispetto quindi delle proporzioni. C'è un'unica sentenza, l'unica di quelle che ho visto a livello nazionale, che impone il rispetto del 50% sanitario, sentenza civile, 50% sociale, e la sentenza del Tribunale di Bergamo dell'anno scorso. È l'unica che ho visto, non ne ho viste altre. E non si sente? Deve attivare il microfono. Certo, perdono. Avrei bisogno di arrivare alle conclusioni. Sì, cerco di concludere perché le cose di cui parlare quindi sono moltissime. Ce la facciamo. Allora, certo. E ovviamente se non siamo nel 100% sanitario bisognerebbe spiegare che cos'è, quindi ci sono tutte le altre fattispecie del 50-50, 60-40, 70-30 con i LEA quindi del 2001, del 14 febbraio. Ecco, i contratti e le dimissioni protette. Anche qui faccio un accenno.
Allora, se ci muoviamo in ambito civilistico, anche qua abbiamo di tutto e di più, nel senso che le sentenze dicono davvero quindi tutto e il contrario di tutto. La cosa migliore in assoluto è evitare di firmare il contratto, contratto che, ahimè, sarebbe bello vederne qualcheduno, non prevede soltanto l'impegno, quindi la sottoscrizione a carico della persona direttamente interessata, ma anche di un terzo, qualunque sia. Può essere anche un estraneo che ha a cuore magari quindi la vicina di casa, perché comunque ha bisogno di un inserimento in struttura, nel momento in cui quindi viene obbligata a firmare il contratto, poi lì fare il recesso, quindi anche lì bisognerebbe quindi parlare, perché la questione è estremamente delicata. Quindi la cosa migliore è opposizione alle dimissioni, in maniera di evitare di firmare il contratto. Se viene quindi sottoposto un contratto, a mio avviso, visto che la maggior parte, il 99%, hanno clausole vessatorie pesantissime, sottoporlo al giudice tutelare e chiedere al giudice tutelare l'autorizzazione a firmarlo, in maniera che il giudice tutelare si prenda la responsabilità delle conseguenze di atti sicuramente gravissimi di straordinaria amministrazione che sono previsti nei contratti, perché io ho visto rinunce quindi a sollevare eccezioni, ho visto addirittura quindi contratti che prevedono l'accollo dell'intera retta, quindi indipendentemente quindi dalla quota sanitaria, eccetera, eccetera, eccetera. Qua mi taccio, ce ne sarebbero tantissime di cose da dire, mi spiace, però mezz'ora è davvero molto poca. Grazie, mi spiace tanto di dovervi tagliare in questo modo, ma purtroppo il tempo è scaduto. E siamo anche un pochino oltre, per cui sarà anche difficile riuscire a fare un po' di discussione. Vediamo un pochettino. Adesso diamo la parola all'avvocato Michele Capano. Posso dire un'unica cosa, visto che c'è una domanda? Un flash. Chiede Caterina, i diritti esigibili non riguardano mai la qualità di vita di disabile. Allora, sì, va bene. Allora finisco. Attenzione. Non separiamo la non autosufficienza o comunque l'anziano dai disabili, perché uno dei grossi problemi, e ci sarà sempre di più, è il disabile che diventa anziano. E qua ho finito. Ok, grazie. No, dicevo perché questa domanda la rigirerei proprio all'avvocato Capano, visto che a lui abbiamo chiesto di introdurre alcuni concetti della Convenzione ONU proprio per quanto concerne il mondo della non autosufficienza, e io ci metterei dentro proprio da chi ha 0 anni a chi ne ha 120, 130, con tutte le problematiche che ci possono essere, per cui a lei. Grazie tante. Grazie innanzitutto dell'invito. Io credo che farò recuperare un po' di tempo, perché cercherò di essere conciso nelle 2 o 3 questioni che mi premeva così condividere con gli altri nel tono colloquiale che c'è stato, e che mi pare proficuo per una discussione che possa essere utile per tutti. Dico anche che io animo insieme ad altri compagni, amici, un'associazione che si chiama Diritti alla Follia, e che quindi anche attraverso la prospettiva un po' psichiatrica si avvicina alla CRPD, alla Convenzione ONU sui diritti dei disabili, sulla quale mi è stato chiesto un po' di dire qualche cosa, una convenzione che è stata siglata nel 2006, che poi è diventata legge in Italia nel 2009, credo con legge numero 18. Diceva la collega poc'anzi, sono avvocato anch'io, che il disabile diventa anziano, ed è vero anche che l'anziano diventa molto spesso o quasi sempre disabile, e quindi è chiaro che i temi trattati dalla Convenzione finiscono per riguardare in modo molto significativo gli anziani, proprio perché molto spesso alla condizione anziana si connette anche l'assunzione di problematiche connesse alla disabilità. Dirò però cose che sono un po' in contrasto con quelle che ho ascoltato, al di là degli aspetti tecnici che sono preziosi e che riguardano la necessità di fare in modo che da un punto di vista pubblicistico ci sia l'assunzione di ogni responsabilità relativa alla migliore assistenza nei confronti dei cittadini e delle cittadine. Eh,
vorrei toccare due o tre punti che riguardano la Convenzione ONU. Uno riguarda l'articolo 12 della Convenzione, che sancisce l'uguale riconoscimento davanti alla legge del disabile. La Convenzione ha previsto un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione della Convenzione stessa, istituendo un comitato che riceve dai singoli stati, ma anche da soggetti terzi che vogliano un po' interloquire con il comitato stesso, dei rapporti sullo stato di attuazione dei diritti riconosciuti al disabile dalla Convenzione e fa poi le sue valutazioni a valle di questi rapporti. Riguardo allo stato di attuazione dei diritti dei disabili, così come previsti dalla Convenzione ONU, l'Italia ha fino a questo momento inviato un rapporto e a seguito di questo rapporto il Comitato ONU, nell'esercizio della sua funzione di controllo, monitoraggio, raccomandazione, nell'ormai abbastanza lontano agosto del 2016 ha inviato le proprie osservazioni al rapporto sull'Italia, dell'Italia, perché è un rapporto evidentemente governativo. Che cosa dice il Comitato ONU leggendo la Convenzione e valutando quello che l'Italia racconta rispetto all'attuazione dei diritti dei disabili? Per esempio, dice in questo rapporto, a proposito di questo articolo 12 dell'uguale riconoscimento davanti alla legge, e questo è il segno un po' della rivoluzione copernicana che cerca di introdurre la Convenzione all'interno di un mondo tolemaico nel quale le esigenze familiari, le esigenze pratiche, le esigenze pubbliche orientano le politiche, quindi i gesti amministrativi, le sentenze che riguardano il mondo della disabilità. La Convenzione tenta invece di dire che il sole attorno a cui ci si muove è rappresentato appunto dal disabile nella sua personalità e nei suoi diritti. E allora, se la collega Tezza ci diceva e ci raccomandava di fare in fretta a nominare l'amministratore di sostegno all'anziano disabile, il Comitato ONU, leggendo il rapporto dell'Italia, dice: il Comitato è preoccupato che continui ad essere attuata la pratica della sostituzione nella presa di decisioni attraverso il meccanismo di sostegno amministrativo, amministrazione di sostegno. Il Comitato raccomanda di abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali, compreso il meccanismo dell'amministrazione di sostegno, e di emanare e attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni, compresa la formazione dei professionisti che operano nei sistemi giudiziario, sanitario e sociale. Cioè, ci dice il Comitato, sulla base di questa grande convenzione internazionale che è stata ratificata dall'Italia e che è legge in Italia, ed è una legge che ha un valore rafforzato rispetto alle altre leggi, perché l'articolo 117 della nostra Costituzione ci dice che sono contrarie alla Costituzione anche le leggi che violano obblighi internazionali assunti dall'Italia, e la ratifica di questa convenzione corrisponde ad un obbligo internazionale assunto dall'Italia. Quindi, per quanto assurdo, scandaloso possa sembrare, ed era assurdo e scandaloso il fatto che a un certo punto Copernico ci disse: guardate che state sbagliando, non siamo, non è il sole e gli altri paesi, gli altri pianeti che girano attorno alla Terra, siamo noi che giriamo attorno al sole. Il Comitato ci dice:
guardate che tutta questa roba deve andare nel cestino, perché non è adeguata alla tutela della dignità e dei diritti del disabile. Quindi cominciamo con il dire, noi abbiamo mandato un mese fa una lettera a tutti i giudici tutelari d'Italia, come Diritti alla Follia, una grande organizzazione che raccoglie una serie di associazioni per la salute mentale, UNASAM, ha preso una analoga iniziativa nella direzione, in quel caso, del Consiglio Superiore della Magistratura, delle commissioni che si occupano di sanità e di socialità della Camera e del Senato, per dire che è tutto sbagliato e tutto da rifare. Cioè che le procedure SMART, a cui faceva riferimento la collega Tezza, i modulini che sono presenti sui siti dei tribunali attraverso cui in modo molto snello il giudice tutelare assume un provvedimento solenne e ad avviso della convenzione illegale rispetto ad un diritto fondamentale del disabile, cioè stabilire che c'è un altro amministratore di sostegno, tutore, che prende le decisioni al posto suo, che non lo aiuta a prendere le sue decisioni, ma che firma al posto suo, è una cosa che dobbiamo lasciarci alle spalle. Quindi altro che, diciamo così, fare in fretta nella nomina dell'amministrazione di sostegno, perché questo ci aiuta a rendere le cose più facili. La prima questione che ci sottopone la convenzione e di cui ci parla il Comitato ONU è che l'amministrazione di sostegno ordinaria, diciamo così, di tipo sostitutivo, è qualche cosa che ci dobbiamo lasciare alle spalle perché mortifica un diritto fondamentale del disabile. Aggiungo che il destino di questa legge, quello sull'amministrazione di sostegno, poteva essere diverso. Perché era una legge, prima che diventasse preda, diciamo così, è il caso di dire, della follia di chi, da un punto di vista sanitario, da un punto di vista giudiziario, e mi riferisco sia agli avvocati che ai giudici, e da un punto di vista sanitario, non era formato ai diritti fondamentali dei disabili. E infatti, che cosa ci dice il Comitato? Dovete formare le persone, dovete presso i consigli dell'ordine degli avvocati, presso i consigli superiori della magistratura, presso le associazioni psichiatriche e le università, presso i corsi che fate agli operatori sociali, chiarire che ci sono dei limiti nel rapporto col disabile che voi non potete oltrepassare e che è lui, la sua decisione, la sua volontà espressa o ricostruita, che deve essere al centro di ogni attività che riguarda il disabile. Questa legge, dicevo, sembrava avere altre caratteristiche prima che di essa si impadronissero coloro che erano a digiuno e che sono a digiuno della conoscenza di questi diritti fondamentali. E cioè che ci poteva essere in molte occasioni in cui c'era bisogno un sostegno, appunto, al processo decisionale di una persona, che era innovativo in quanto si lasciava alle spalle il vecchio meccanismo della tutela e dell'interdizione, che era appunto la morte civile della persona. Così, ahimè, non è stato. E non è vero quello che dice la collega Tezza, che il codice civile dica, ma quando mai, che se c'è un conflitto familiare l'amministratore di sostegno deve essere esterno. È vero che esiste la barbarie dell'amministrazione di sostegno esterna, cioè è vero che esiste oggi la professione dell'amministrazione di sostegno, per cui esiste in ogni tribunale una vergognosa combutta tra giudici tutelari e gruppi di amministratori di sostegno, che sono sempre gli stessi, che si occupano di 50-60 persone facendo lucri straordinari sulla pelle dei disabili, e molto spesso la cronaca ogni giorno ce ne consegna degli esempi,
essendo anche messi, viva Dio, sotto inchiesta per le ruberie che commettono. Ma, diciamo, dando per scontato che esiste come questo problema dell'amministrazione di sostegno, non possiamo dire che il codice civile parli della esistenza del conflitto familiare quale possibile porta all'amministratore di sostegno esterno. Questa è una perversione figlia della mancanza di conoscenza dei giudici tutelari italiani, che è vero che si è imposta come prassi. L'amministratore di sostegno è uno che deve aiutare il disabile. E allora è il disabile che si deve scegliere l'amministratore di sostegno. Se il disabile anziano ha 11 figli, che sono tutti l'un contro l'altro armati, e non è che siccome ci sono 11 che litigano, il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno esterno, no! Il giudice tutelare, se si alfabetizza ai diritti riconosciuti al disabile anziano che sono stabiliti dalla convenzione, deve nominare il figlio che è voluto dal disabile anziano, fregandosene del conflitto. Questo, prima che divenisse preda appunto di questo sistema perverso, dice anche nella sua insufficienza la legge. Allora, su questo che cosa ho detto? Ho detto due cose. Primo, che l'amministrazione di sostegno, che riguarda sempre più gli anziani disabili in Italia, come tale è fuori della legalità internazionale. E ce lo dice in modo esplicito, categorico, solare il Comitato ONU, che è incaricato di interpretare la Convenzione sui diritti dei disabili, nelle sue raccomandazioni all'Italia del 2016 a valle del rapporto che l'Italia ha fatto. Secondo, che questa legge fuori legge, questa legge fuori della legalità internazionale, viene anche violata quotidianamente dai tribunali italiani, che la interpretano in modo ancora più inadeguato nei confronti dei disabili rispetto a una inadeguatezza che la legge già contiene, perché non mettono al centro, anche nell'individuazione di una figura a cui vengono dati poteri enormi, il disabile, la sua volontà. Un anziano demente, un anziano che non è più in grado di comunicare all'esterno, ma che negli ultimi 30 anni ha vissuto con una figlia, se ha bisogno dell'amministrazione di sostegno, ammesso e non concesso che ne abbia bisogno, perché qui il professionismo dell'amministrazione di sostegno ha fatto sì che una serie di situazioni che si risolvevano prima sul piano amministrativo, con una procura, che poi ci verrò, diciamo così, a un altro diritto della convenzione e quindi anche ad un abbattimento delle necessità a cui è funzionale questo genere di amministrazione di sostegno. Ma questo anziano demente che è stato con una figlia per 30 anni, che ha avuto una figlia come caregiver negli ultimi 20-10 anni, parla con la sua vita, dice che vuole quella figlia come amministratore di sostegno. Se arrivano gli altri due figli da centinaia di chilometri di distanza o dall'America per dire che intendono loro e non la caregiver fare l'amministratore di sostegno, oppure che mettono in campo un conflitto perché ci sia un amministratore di sostegno esterno, un giudice tutelare che non sia analfabeta, ma purtroppo il 99,9% dei giudici tutelari italiani sono analfabeti riguardo ai diritti riconosciuti ai disabili della Convenzione, nomina quella figlia, perché quella volontà che deve essere messa al centro della procedura è espressa dal disabile attraverso la sua storia, esattamente come la Corte di Cassazione ha ritenuto che si potesse staccare la spina di Luana Englaro, perché la volontà di vivere non in quel modo, ma in un modo che fosse dal proprio punto di vista più dignitoso, e Luana lo aveva espresso attraverso la sua vita, attraverso quello che aveva raccontato ai suoi amici, alle persone che volevano bene. Questo è il lavoro vero che devono fare i giudici tutelari. Certo, è lavoro, e lavorare è faticoso, stanca, però è il lavoro che dovrebbero fare nelle procedure, che dovrebbe essere un millesimo di quelle che ci sono relative alla nomina di un amministratore di sostegno.
e 1. Andiamo al 2, con cui concludo. C'è un'altra cosettina di cui parla la Convenzione ONU per i diritti dei disabili, ed è il fatto che la istituzionalizzazione, che è rappresentata dalla collocazione di un anziano disabile in una RSA, che noi possiamo rendere meravigliosa, possiamo trasformare in un albergo a 5 stelle, possiamo fare le cause nei confronti delle ASL e dei comuni perché paghino molti più soldi, possiamo potenziare in ogni modo, possiamo vincere al Consiglio di Stato che stabilisca che l'intera retta deve essere pagata dall'ASL. Ma questi anziani disabili sono lì istituzionalizzati, sono fuori della comunità, sono dei disabili emarginati. Ebbene, la Convenzione dice, leggendo sempre il rapporto dell'Italia, il Comitato dice, a proposito del diritto alla vita indipendente e alla inclusione nella comunità, di cui all'articolo 19 della Convenzione, il Comitato è seriamente preoccupato per la tendenza a reistituzionalizzare le persone con disabilità e per la mancata riassegnazione di risorse economiche dagli istituti residenziali alla promozione e alla garanzia di accesso alla vita indipendente per tutte le persone con disabilità nelle loro comunità di appartenenza. Il Comitato raccomanda di porre in atto garanzie del mantenimento del diritto a una vita autonoma e indipendente in tutte le regioni, di reindirizzare le risorse Il microfono si è staccato. Il microfono. Chiedo scusa. Di reindirizzare, dicevo, le risorse dall'istituzionalizzazione a servizi radicati nella comunità, e di aumentare il sostegno economico per consentire alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente su tutto il territorio nazionale ed avere pari accesso a tutti i servizi, compresa l'assistenza personale, in connessione all'articolo 23 della Convenzione ONU per i diritti dei disabili, legge in Italia dal 2009, che parla del rispetto del domicilio e della famiglia per i disabili, anziani anche. Il Comitato raccomanda di assegnare omogeneamente in tutte le regioni specifiche risorse finanziarie, sociali o di altra natura per garantire a tutte le famiglie che hanno al loro interno un componente con disabilità, compresi i familiari con elevate necessità di sostegno, l'accesso a tutto il supporto di cui hanno bisogno, oltre all'esenzione, al fine di garantire il diritto al domicilio, come pure all'inclusione, alla partecipazione, eccetera, eccetera. Non voglio farla lunga al riguardo. Quindi, che cosa ci dice la Convenzione? Che noi dobbiamo cercare di fare di tutto, innanzitutto per ascoltare l'anziano disabile, per sentire se abbia voglia, come nel 99,99% dei casi ha voglia di vivere gli anni della sua debolezza e della sua morte a casa sua, e di fare in modo che le risorse che vengono messe a disposizione, che devono essere messe a disposizione, siano destinate a fare in modo che lui possa vivere, essendo assistito, a casa sua, nella sua comunità, tra i suoi affetti, tra i suoi parenti, continuando a vivere la vita che faceva per quanto sia possibile. L'esplosione, diciamo così, della emarginazione brutale degli anziani disabili che abbiamo vissuto nella pandemia, alla luce di queste chiare indicazioni della Convenzione, hanno indotto finalmente il Ministero della Salute a istituire una commissione presieduta dal Monsignor Paglia, che si pone, con tutte le difficoltà che sta vivendo, probabilmente con tutta l'inadeguatezza che la caratterizza, l'obiettivo di realizzare anche qui questa rivoluzione
copernicana, di fare in modo che noi non lottiamo tanto, perché questo è un problema alla luce della convenzione esistente, ma non centrale, per fare in modo che le RSA siano alberghi a 5 stelle e che vengano pagate interamente dallo Stato, ma che noi lottiamo per fare in modo che un anziano disabile possa, come ci accade come specie da millenni, vivere la sua debolezza e morire non tra estranei, per quanto professionisti formati, ma a casa sua, senza che magari questa casa gli venga sottratta dal giudice tutelare e l'amministrazione di sostegno, sia pure uno, diciamo così, dei suoi figli. Questo percorso difficile di questa commissione, a detta di chi regge, diciamo così, le fila, sta incontrando enormi difficoltà, che sono connesse naturalmente anche all'enorme giro legittimo di interessi che esiste attorno, diciamo così, alle strutture, perché lì sono privati che hanno una dimensione che è diversa da quella che invece riguarda i professionisti dell'assistenza domiciliare, dall'attività relativa all'assistenza domiciliare, che dovrebbe essere potenziata per attuare quello che è questo diritto, ecco, i diritti esigibili. Ho visto che il presidente dell'Auser Costa ha bene detto negli ultimi mesi: noi dobbiamo rendere esigibile il diritto dell'anziano a vivere i suoi anni di malattia, di debolezza, disabilità, lo dico un po' meglio di come l'ha detto lui, e di morire a casa propria. Questo, allora, e ho concluso, ci dice la convenzione, ci parla di un altro mondo rispetto a quello del quale pure bene abbiamo discusso, di un mondo in cui al centro non c'è la famiglia, non ci sono le esigenze dei familiari, non ci sono le preoccupazioni relative alla protezione e alla migliore cura di una persona. C'è la volontà e la libertà di quella persona che deve valutare chi gli deve stare vicino, di quali cure effettivamente ha bisogno, quale tipo di collocazione vuole. Questo è il nuovo sistema solare che viene dalla convenzione. Naturalmente, e chiudo davvero, ci dice anche il comitato, questa lezione di astronomia non è che si fa in un giorno, si fa nel corso di decenni di formazione di molti psichiatri che sono abituati ad altro, di molti giuristi che sono abituati ad altro, di molti operatori sociali che sono abituati ad altro. Sono abituati a farsi in buona fede carico dell'esigenza di protezione e di cura della persona. Questo ormai è ciarpame dal punto di vista giuridico. Nulla si dice per la persona che non contempli la partecipazione della persona, perché se è fatta senza questa partecipazione è automaticamente contro la persona. Io vi ringrazio di cuore dell'invito ed ho concluso. Grazie, grazie di questa riflessione molto dura, anche se vogliamo, perché chiaramente mette in luce proprio i limiti di questo sistema, soprattutto per quanto riguarda il mondo degli anziani, perché è anche pur vero che la Convenzione ONU è stata sostenuta, voluta, partecipata anche da tanti movimenti delle persone con disabilità e che chiaramente hanno una capacità, non tutte chiaramente, di poter portare avanti i propri diritti, di potersi difendere, di poter esprimere quello che vogliono, e quindi il nulla su di noi, senza di noi, è stato un motto importantissimo e molto forte, è stato, lo è, che ancora adesso le persone con disabilità rivendicano. Certamente questo fa pensare che noi,
e a questo noi ci abbiamo pensato e servirà ancora fare tanta riflessione. Noi abbiamo un sistema che è veramente, mi viene da dire, incancrenito proprio per il mondo della disabilità, se penso alle necessità riabilitative che esistono veramente in una minimissima parte e ai progetti di vita indipendente che ancora di più esistono in una 0,00 parte, per cui siamo ancora veramente in una situazione difficilissima. Se trasliamo tutto questo alla popolazione anziana, veramente abbiamo oramai da anni una situazione dove il tutto si risolve con l'istituzionalizzazione, un'istituzionalizzazione che è veramente molto pesante per la persona. Ed è questo anche uno dei nostri obiettivi nel mettere insieme, piano piano, step by step, ricostruire a partire dal territorio, no, dei potenziali servizi che garantiscano almeno qualcuno che sia in grado di poter usufruire, perché veramente la situazione è enormemente complessa. Però capisco che siamo fuori tempo ed è difficile anche avere il tempo per fare una discussione. Io chiederei però sia a Maria Grazia che a Luigi che a Maria Luisa se, ma in 2 minuti a testa, non di più, no, non di più, stacco il microfono, no? Di dire la loro su queste, tutti i pensieri che sono usciti e soprattutto di quest'ultimo intervento che è stato sicuramente quello più forte. Nella chat ho visto anche già tantissimi commenti, servirà sicuramente riprenderlo questo argomento, non riusciamo a dibatterlo stasera, ecco, però chiederei a voi di esprimervi, di dire la vostra, ma veramente molto molto sintetici. Secondo me bisogna approfondire, perché intanto bisogna capire di chi stiamo parlando. La questione della normativa dell'ONU in questo momento tutela le persone con disabilità che sono in grado di intendere e di volere, che quindi sono in grado di esprimere le loro esigenze. Bisogna lavorare perché ci sia la possibilità di interventi per tutti, anche per quelli che noi seguiamo la disabilità intellettiva, l'autismo, l'Alzheimer, la demenza. Allora, in questi casi non bisogna, secondo me, né generalizzare il concetto disabile, ma bisogna entrare sempre dentro nello specifico di quelle che sono le sue autonomie, le sue capacità e le sue possibilità di esprimere le esigenze. Seconda cosa, non si può dare per scontato che comunque queste persone possono sempre stare a casa, se a casa non diamo le condizioni perché le famiglie siano in grado di poter reggere quello che significa la presa in carico di questa persona. Noi siamo in prima fila da sempre, come storia, per ottenere i servizi alternativi, ma quello che non c'è nella commissione Paglia, e più che commissione Paglia, nel piano di resilienza, sono proprio i soldi necessari per garantire il diritto esigibile ad avere interventi a domicilio, in modo da garantire prioritariamente la possibilità di restare a casa, perché comunque sulle richieste che vengono fatte oggi in Italia, io parlo per il Piemonte, su 30.000 che sono in lista d'attesa anche per anni per avere le prestazioni domiciliari, 20.000 chiedono di essere aiutati a casa, e quando arrivano a chiedere il ricovero è perché c'è un rischio salute, un rischio proprio di grave comportamento, soprattutto per quanto riguarda i malati con Alzheimer. Diverso è sulla condizione della disabilità, su cui si può lavorare e ci sono i numeri sono anche più piccoli. Comunque, se siamo d'accordo sulla necessità di lavorare prioritariamente a domicilio, e il coordinamento sa quanto io ho rotto per inserire questo particolare nel documento, allora io credo che ci sia la possibilità di trovare spazi per far capire che non si sta nelle politiche sociali per avere il diritto esigibile, perché se la causa è la carenza della salute, io ho il diritto al fatto che il servizio sanitario
come mi paga la retta in una comunità alloggio piuttosto che una retta sanitaria in una RSA, me ne dia quella parte invece a casa se io sono disponibile e me ne posso fare carico. Questo è il diritto su cui bisogna lavorare sul serio e si deve lavorare poi, siamo d'accordo e anche posso anticipare Maria Luisa, non era quello il senso della sua richiesta di ADS, la richiesta di ADS è proprio per poter tutelare in questo momento con la interpretazione distorta che è stata data alla legge, per cui c'è un'interpretazione distorta, ci sono giudici tutelari che si accaniscono contro i familiari che hanno fino al giorno prima accudito il malato di Alzheimer e solo perché fanno l'opposizione di dimissioni per chiedere la continuità delle cure e aiuti a casa, si mettono per traverso e mandano avanti l'operatore sanitario o l'operatore del comune o l'avvocato a pagamento. Quindi siamo perfettamente d'accordo sulla situazione che ha preso la partita dei giudici tutelare e via. Possiamo unire le forze per cambiare il sistema e per riaprire un confronto in modo che ci sia una tutela efficace, perché io ricordo che per fare anche semplicemente per dare il consenso informato per una situazione sanitaria, se la persona non è in grado di parlare, non è in grado di esprimersi perché è in una situazione estrema, ecco, quella persona rischia. Cosa succede? Succede che l'amministratore provvisorio per l'intervento viene nominato con richiesta dall'operatore sanitario, dal direttore sanitario dell'ospedale. Quindi il problema è che per gli strumenti pratici della vita servono delle tutele. Per presentare la richiesta all'UVMD per una disabilità intellettiva grave o autismo bisogna che ci sia un tutore o un amministratore di sostegno. È la legge che lo prevede, se no non ti danno neanche la prestazione. Quindi ci sono delle storture gravi perché sono state distorte. Uniamo le forze, però bisogna imparare a non essere generici. Dire disabilità significa niente. Ogni persona e ogni situazione deve essere collocata all'interno delle sue specifici autonomie e autosufficienza o non autosufficienze o disabilità che dipendono o da situazioni di carenza a causa di patologie croniche invalidanti o da minorazioni, e le conseguenze sono profondamente diverse e anche dalla conseguenza della natura della disabilità deriva il mio diritto esigibile alle prestazioni del servizio sanitario prioritariamente a casa fin tanto che si può, ricordandosi però che non ci sono leggi che obbligano i congiunti, non ci sono leggi che obbligano i congiunti a prestare le cure sanitarie. La solidarietà familiare va incentivata, ma ricordiamoci che ci sono anche situazioni che non sono recuperabili o che a volte sono anche dannose. Noi seguiamo anche tutto il filone dei maltrattamenti in famiglia, degli abusi, degli allontanamenti dei minori dalle famiglie. Quindi il panorama è vasto, bisogna sempre entrare nella circoscrivere la situazione e non generalizzare. Per cui sì al fatto di essere d'accordo sulla necessità che i giudici tutelari non operano come dovrebbero, sul fatto che l'amministrazione di sostegno è uno strumento che deve essere a sostegno della persona, ma ricordiamoci anche che ci sono persone che non sono in grado di essere sostenute perché non sono in grado di esprimersi. Ci sono situazioni veramente drammatiche. Mi fermo qui. Ok, grazie Maria, grazie. Luigi, puoi intervenire tu? Ha già anticipato Maria Grazia, per cui non mi rifaccio. È chiaro che noi siamo contrari all'istituzionalizzazione delle persone, tant'è che mi ricordo che in tempi non sospetti avevamo promosso anche una proposta di legge, iniziativa popolare per favorire il più possibile l'assistenza domiciliare, addirittura si parlava di ospedalizzazione a domicilio, quindi per me si sfonda una porta aperta, è chiaro, quindi io sono entrato nel merito di alcuni problemi che erano aperti e certamente, quindi sulla questione amministratori di sostegno anch'io seguo diverse situazioni, mi rendo conto che purtroppo nella pratica questo istituto viene a volte strumentalizzato, i giudici tutelari non sono preparati, non ripeto le cose che sono state dette, che a volte anche gli stessi, alcuni familiari, ho visto situazioni drammatiche in cui veniva strumentalizzata questa cosa unicamente per impossessarsi del patrimonio della persona
io ho sempre difeso appunto, i cosiddetti beneficiari da magari da situazioni in cui era evidente la strumentalizzazione dell'istituto che non aveva la funzione, no, di tutelare la persona disabile anziana, ma erano magari parenti che erano animati da altre cose, non da, magari dalla nobile intenzione, perché il senso poi delle associazioni è quello, no? L'amministratore di sostegno per una tutela dei diritti in quelle situazioni gravi di cui parlava anche Maria Grazia. Poi io sono anche attentissimo a questo, io sono stato tra coloro che poi ai tempi, mi ricordo, con le associazioni studiava questo aspetto, questo problema, perché c'era anche la questione per cui il nostro ordinamento aveva solo la tutela, prima il tutore, quindi che addirittura diventava la perdita di ogni possibilità di diritto civile da parte della persona dichiarata incapace. Quindi anche lì bisogna vigilare, perché ci sia molta attenzione a che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non venga strumentalizzato, che ci sia una maggiore cultura, maggiore attenzione, perché sono situazioni delicatissime, ovviamente, che non riguardano poi solo gli aspetti patrimoniali, eccetera. A volte purtroppo anche poi questa prassi dei giudici, che spesso magari in situazioni di conflitto familiare nominano un terzo. E io fortunatamente sono riuscito a ottenere recentemente una sentenza in cui il giudice fortunatamente non ha fatto questa cosa di fronte a un conflitto familiare e ha nominato la persona che era evidentemente quella che poteva davvero aiutare la persona che ormai non era più in grado di intendere di volere, che era. E però adesso non entro nel dettaglio, ma mi rendo conto perfettamente, perché lo vivo anche nella mia esperienza professionale, che questo istituto va assolutamente, come dire, non deve essere strumentalizzato a danno della persona che ha bisogno, ma trattato con estrema delicatezza, a cominciare da coloro che operano nel campo del diritto, quindi gli avvocati, i giudici, eccetera, eccetera. Però è un argomento enorme, adesso non c'è il tempo. Ok, grazie Luigi. Maria Luisa? Sì, allora, sì. Allora, intanto la Convenzione ONU meriterebbe un incontro a sé stante, ed è grazie alla Convenzione ONU che il Consiglio di Stato e i vari tribunali amministrativi hanno fatto sentenze proprio quindi nella materia, perché io personalmente quindi la cito sempre. Gli articoli, tra l'altro, sono molto di più di quelli indicati dal collega, rilevanti in materia. E ce ne sono di bellissimi, tanto per dirne uno, cioè l'articolo 12 riconosce che la persona disabile non può essere privata della proprietà, ma ce ne sono tantissimi, cioè quindi andrebbe davvero quindi esaminata a sé. Però per fortuna, laddove quindi gli avvocati la conoscono e la citano davanti ai tribunali, ma non soltanto, io ho visto che è sempre stata rispettata, quindi ed applicata sempre, laddove la citano, però che purtroppo quindi non è pochissimo conosciuta, ecco. Poi, come mi diceva Maria Grazia, che ringrazio e nomino a mio difensore quindi particolare, secondo me il collega, mi spiace, probabilmente quindi non ha ben compreso, forse non mi sono spiegata bene io ho introdotto la questione dell'amministratore di sostegno esclusivamente in funzione dell'argomento di Maria Grazia sull'opposizione alle dimissioni. Nel momento in cui quindi si pone quindi il problema dell'istituzionalizzazione, che non dovrebbe essere un problema in realtà, perché dovrebbe essere l'ultima risorsa, però come si diceva prima, qui si apre un capitolo enorme, in Italia quindi dovrebbe esserci la possibilità di avere l'infermiera di quartiere e l'ospedalizzazione a casa, quindi evitando così quindi tutta una serie di situazioni quindi assolutamente inaccettabili. Oggi purtroppo, soprattutto per quanto riguarda quindi gli anziani, quindi la demenza, chi ha seguito quindi da vicino quindi vari casi sa come vengono quindi seguite nelle strutture. Tra l'altro anche qui sarebbe bello quindi far riferimento ad esempi quindi di quartieri interi costruiti in funzione, quindi non quindi un istituto, ma quartieri costruiti dove una persona con disabilità mentale ha la possibilità comunque di circolare liberamente, perché sono costruiti proprio quindi in maniera di permettere una condizione di vita assolutamente quindi tranquilla quindi e serena. Dicevo quindi l'argomento io l'ho inserito esclusivamente quindi per far capire che, a parte che l'amministratore di sostegno è uno strumento duttile e non vuol dire privare una persona al 100% di ogni capacità, è un vestito che va costruito sapientemente su una persona in relazione a quelle che sono le sue esigenze.
Se lo fa un familiare, evidentemente, quindi riesce a tutelare e a fare il bene della persona, ovviamente se è un familiare che conosce la persona. Se lo fa un terzo estraneo, assistiamo a degenerazioni che purtroppo quindi rappresentano quindi la norma. Quindi è devastante, sono assolutamente d'accordo quindi col collega, vedere quindi persone terze che si intromettono nella vita quindi di persone anziane, esautorando completamente il familiare della minima quindi conoscenza, come avevo anche accennato, e questo quindi non deve avvenire, però purtroppo in molti casi questo avviene, in tantissimi casi. Quindi è importante che le associazioni informino i familiari, spieghino che cos'è. Tra l'altro quindi so benissimo che sia in Piemonte che in Lombardia ci sono proprio associazioni che si occupano esclusivamente quindi dell'argomento, e quando è opportuno la norma quindi lo permette, e ovviamente poi le degenerazioni, ripeto, quindi non sono assolutamente ammissibili. Ecco. Perfetto, grazie. Michele, ultime due battute? No, non voglio avere l'ultima battuta. No, ma io non voglio per fare un contraddittorio, proprio per... Ringrazio davvero i colleghi dell'attenzione, ma poi magari ci saranno, come giustamente dicevano anche i colleghi, perché poi ognuna di queste questioni meriterebbe specifico approfondimento. Mi auguro che ci saranno altre occasioni e sarò lieto, diciamo così, di accogliere altri inviti. Però va bene così. Grazie. Grazie. Allora, grazie a tutti. Direi che è stato veramente molto, molto interessante e ricco di spunti sul quale noi dobbiamo lavorare e fare un percorso insieme, il senso anche proprio di questo corso che abbiamo voluto attuare è stato ed è proprio quello di diventare noi più consapevoli, più a conoscenza sia delle norme, sia delle esperienze, sia di quello che si deve fare. Avremmo voluto vedere anche molta più partecipazione, perché l'avevamo proprio allargato ai familiari, ai soci delle associazioni, dei comitati, perché stanno vivendo proprio in prima persona tutte queste difficoltà. Però visto che è registrato lo faremo girare, no? Sì, chi non ha, infatti molti non hanno potuto partecipare per problemi di lavoro eccetera, e sanno che poi da domani la registrazione si trova sul sito di Medicina Democratica, per cui molti lo risentono e lo rivedono. Direi che comunque era proprio, come avevo detto all'inizio, questo pomeriggio era veramente quello più ricco e quello più aspettato, proprio per tutte le difficoltà che ci sono e le necessità anche di denunciare da una parte per ottenere immediatamente delle risposte e dall'altra far tesoro di tutta una serie di contenuti per poter costruire un percorso nuovo che certo per noi resta quello di riuscire a seguire il più possibile le persone al domicilio. Non sempre, per ora, oggi è impossibile, forse non lo sarà anche domani, e certamente vogliamo mettere mano anche alla situazione di queste strutture di ricovero che devono, no, garantire una qualità sia di assistenza che di sanità, di cura e anche di socializzazione diversa da quella che è oggi. Per cui è sicuramente un percorso lunghissimo che abbiamo intrapreso. Credo che ognuna delle vostre relazioni cercheremo di riprenderle, come Donatella ha proposto nella chat, in argomenti monotematici, in modo di poterli approfondire maggiormente e poter anche arrivare a delle conclusioni un pochino anche più concrete, che possono essere poi degli strumenti che possiamo utilizzare, no, nella miriade di situazioni in cui ci troviamo quotidianamente. Per cui grazie davvero ai quattro relatori, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Ci vediamo sabato in manifestazione a Bologna e ci vediamo settimana prossima, giovedì 1 luglio, per l'ultimo incontro prima dell'estate. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Grazie tante. Grazie. Ciao. Buona serata, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ci vediamo a Bologna. Buonasera. A Bologna, ciao. Ciao a tutti. Ciao.